Ed eccoci qua, buonasera a tutti, siamo puntualissimi e prontissimi. Saluto tutti i miei amici, i nostri amici, amici della federazione, gli amici degli scacchisti, siete già numerosissimi qui in chat, quindi mi fa molto piacere, la trasmissione è iniziata ancora prima, vedete come siamo tecnologici e moderni. Ma come moderni? Oddio, mi sono sbagliato, ho messo una foto che non è proprio moderna. Comunque, ragazzi, veramente vi ringrazio ancora di essere venuti tutti qui. Spero che con questo ciclo di, non le voglio chiamare lezioni, bensì puntate di, diciamo, documentari, voi sarete sempre più attirati verso un certo lato del gioco e verso una certa modalità di approccio al gioco, che è una modalità che a mio avviso è molto costruttiva, è molto più quadrata. Cosa vedete qui alla mia destra? Il famoso circolo dell'INPS, il famoso circolo del Café de la Régence, che i francesi lo sapranno pronunciare meglio di me, che è il luogo nel quale sono nati gli scacchi moderni. Ora quindi il mio più grosso dubbio, vi devo confessare, è di cercare di capire fra questi personaggi chi io fossi nella mia vita precedente, perché sicuramente ero uno di questi qua. Quindi volevo anche tagliarmi un po' la barba, ma sono rimasto un po' in linea, perché poi quando dovrò fare la lezione di Chigorin dovrei essere proprio esattamente con look anche preparato. Comunque, quindi voi sapete, beh, quelli che si sono già documentati, sapete che questa serie di appuntamenti sarà distribuita su appunto 8 puntate, 8 appuntamenti sempre alla stessa ora, sempre allo stesso lunedì, sempre alla stessa ora di lunedì, cosa fatta appositamente, così non vi dovete scervellare a memorizzare date, controdate, orari e controorari. Sapete che alle 6 di lunedì, per 8 settimane di seguito, fino all'inizio di febbraio, noi andremo in onda, distribuiti una puntata per ogni campione. Allora, assomiglio a Marshall, questa sarebbe una cosa, se Marshall mi sa che è pure più alto comunque, quindi non lo so. Allora, questo è il famosissimo Café de la Régence, dove appunto Philidor ha cominciato a giocare, dove gli altri hanno cominciato a giocare e quindi dove è nata la storia degli scacchi. Ma visto che mi sono pronunziato con questo nome, allora, cominciamo, torniamo un attimo indietro e andiamo a questo signore, così vediamo un po' se qualcuno vi riconosce. Tanto vedete che già mi fa piacere che c'è anche Dario Darkstorm, vedi, che mi fa piacere che tra voi in chat abbiate già questa sorta di amicizia, cosa che è nata prima con Chess24, poi siamo arrivati all'FSI, insomma, ci siamo integrati. Il Re Sole, dice Paolo, e ci siete andati vicini. Allora, questo ovviamente, come tutti, no, stavo dicendo che comunque facciamo questa prefazione. Ogni puntata sarà preceduta comunque da dei raccontini storici, perché vedrete che conoscere i personaggi, capire come loro si sono mossi nell'ambiente scacchistico e come hanno creato la teoria, vi servirà tantissimo proprio per migliorare, per capire meglio. È vero che il gioco moderno è il gioco di Carlsen, ed è vero che i campioni devono studiare il gioco di Carlsen, ma loro sono super professionisti e queste cose del 1800-1900 le sanno a memoria, ce l'hanno nel sangue. Se noi non passiamo attraverso questo percorso, cercando anche noi di assimilare tutto questo, non riusciremo a comprendere tutto. E quindi, facendo un percorso del genere, sicuramente capiremo meglio e poi sono convinto che ci divertiremo molto di più, sarà tutto molto più affascinante, perché riuscirete a seguire i vari battibecchi fra i giocatori, eccetera, eccetera. I giovani di oggi, quelli di 10, 12, 13 anni, sono anche fortissimi, però io spero che magari qualcuno ci sarà oggi con me, che anche loro possano essere trascinati verso questo gusto del passato. Intanto, M4 4K Philidor, vedete che avete praticamente
indovinato che si tratta di Philidor, ma attenzione ragazzi, perché io vi faccio sempre trucchetti e quindi sappiatelo, questo non è Philidor. Questo però è un personaggio che a me sembrava, diciamo, doveroso fare un elogio a questa persona, perché questo è quello, è il padre degli scacchi, nel senso che è il papà di Philidor. Perché io ho messo la foto? Perché ci può essere anche di conforto. Per esempio, vedo che qui c'è Massimo Vignati, magari non è proprio un pischello dal nome, no? Quindi un diciottenne attempato. Pensate che questo signore ha deciso, visto che la sua vita era un grande musicista, è molto importante, e a un certo punto nella sua vita ha deciso di fare un figlio, ossia Filidor, con una donna di 26 anni. Peccato che lui ne aveva 79, quindi pensate un po'. Che bello poter vivere in questo modo, sempre pronti a tutto. Allora, invece il vero Filidor è questo qui, questo è quello che noi tutti riconosciamo dalle fotografie. Io mi sono un attimo interrogato per fare il primo capitolo, ho detto ma forse dovrei scendere fino a Filidor. Poi da una parte mi sono detto se comincio dal 1700 mi cominciano a protestare e poi mi sono detto vabbè dai Filidor, ho soltanto 8 puntate, non ce la faccio. Però un omaggio a Filidor è doveroso. Lui è veramente l'autore, è il patrono, è quello che ha creato gli scacchi moderni. Fino a Filidor la gente giocava a scacchi così. Si vedevano nei circoli, anche lì al Café de la Régence di cui adesso parliamo, si vedevano pronti via, boom, si cominciano a tirare tutti i pezzi in faccia, yeah, così si giocava a scacchi. Strutture zero, pedoni zero, soltanto all'arrembaggio a dare matto a tutti. E arriva anche Angelo Martorelli in chat, che è il nostro padrone. Quindi questo è il vero per cui io ho detto facciamo un elogio anche a questo grande giocatore. Tra l'altro, guardate che curiosità, praticamente gli hanno fatto persino un busto. È questo busto che veramente io devo dire che ero stato a Parigi, non l'avevo neanche notato, all'Opéra di Parigi, che è questo palazzone qui, c'è il busto di Philidor. Quindi, insomma, è un personaggio che effettivamente ha avuto la sua importanza. Dunque, ma torniamo un attimo, vi voglio far tornare qui perché qui dobbiamo per forza partire da qua. Dobbiamo partire da qua, vi devo raccontare un po' di storielline su questo, poi passiamo anche agli scacchi, se no mi sgridate che non parliamo di scacchi. Sebastiano, anche tu in chat sono onorato della tua partecipazione. Sebastiano, sicuramente ti piacerà adesso tutte queste citazioni storiche. Allora, questo caffè è praticamente un mega circolo, una cosa, guardate che atmosfera meravigliosa. Pensate che bello stare lì a giocare, no? Anzi, dobbiamo fare i circoli così adesso che la pandemia finisce. Questo è un circolo, un caffè parigino che dal 1600, fine 1600, fino all'inizio del 1900, ha fatto vari cambiamenti di nomi, ha fatto vari cambiamenti di sede, ma è quello che ha dominato la scena. E qui c'erano soltanto dei scacchisti professionisti che andavano lì a giocare. Ricordiamoci che a quel tempo si giocava anche a soldi, quindi giocavano con le scommesse, no? C'era anche Hurwitz, se così si pronuncia, di cui dopo faremo cenno. Ma c'erano dei personaggi famosi anche. C'era per esempio Diderot, che ha fatto persino un'opera, ha parlato addirittura di questo caffè. Poi c'era Rousseau era un amico di Philidor, c'era chiaramente anche Philidor che giocava, ma c'era addirittura Napoleone Bonaparte che ci andava, tra l'altro quando era un cittadino semplice. Vi faccio vedere un pochettino di fotografie, quindi così magari, ecco, questa è una cartolina, guardate l'ambiente che c'era, questa è il caffè vecchia sede, dopodiché ha cambiato sede. Vedete, questo è l'interno, praticamente si andava là, si mangiava e si mangiava. Ecco, vedete, questo è il menù del caffè. Quindi pensate che delizia, arrivate lì, mangiate e tutto, e questa era l'atmosfera. Quindi diciamo dei cittadini importanti che ci sono andati. Quando era cittadino ci è andato anche Napoleone, ci è andato addirittura Robespierre.
E pensate che quando Robespierre è arrivato al caffè della Regenza, gli altri sono scappati. Praticamente gli scacchisti se ne sono andati. Dunque, un altro personaggio molto bello proprio, non bello che è un bonazzo, ma bello come personaggio, era Benjamin Franklin, che è arrivato qui. Benjamin Franklin, ecco, vedete, questa è la scatola dei pezzi di Napoleone, vedete sotto c'è scritto Napoleone proprio di Bonaparte proprio. E questo era Franklin, qui la faccia un po' accrucciata perché praticamente ha perso la testa per gli scacchi, ma ha perso la testa pure per questa donna, no, qui ha perso, ha preso matto da questa donna. Lui ha scritto un'opera molto bella che rappresenta il secondo libro in assoluto, se io non mi sbaglio nelle mie ricerchine. Secondo libro in assoluto negli Stati Uniti. Oh, ragazzi, qua parliamo del fondatore degli Stati Uniti, ha scritto un libro sugli scacchi. Ma adesso poi passeremo alle partite, per cui questo ne parliamo dopo, perché in questo libro c'è un segreto eccezionale che vi farà crescere come giocatori. E alla fine della lezione dell'episodio di oggi io ve lo racconterò. Voglio invece raccontarvi sempre prima di passare alle partite e ai personaggi amorfi, che questo caffè ha avuto come sede degli scontri molto importanti. Intanto io metto anche una musichina sotto che mi piace tenere, se non è troppo forte me lo dovete anche dire voi. Se un po' si sente, non si sente, eccetera, ditemi in chat se vi piace o non vi piace. Cioè, se è troppo forte, più che altro, perché anche se non vi piace, ve la lascio lo stesso. Allora, questo è il match famoso tra Saint-Amand e Staunton, che fu giocato in questo caffè. Perché ve l'ho fatto vedere? Perché questa è una sede veramente importantissima, mondiale, storica. Probabilmente è la sede scacchistica più importante di tutti i tempi, perché se dal 1600, fine 1600, all'inizio del 1900 tutti gli scacchisti più famosi hanno giocato qua, bene, apprezzate la musica, sono contento. Se tutti gli scacchisti più famosi hanno giocato qua, vuol dire che questa è la sede più importante. Quindi nel 43, 1843, hanno giocato questo match. Vedete, questo è un quadro, è un dipinto ovviamente, e questo è il risultato del match tra Staunton e Saint-Amand. Qui vi faccio notare questo cerchiettino, anzi questo rettangolino rosso che ho messo in evidenza, ci fa vedere che in realtà il match è stato deciso su 5 partite consecutive che ha vinto Staunton. Staunton è un personaggio molto particolare, di cui adesso parleremo ancora meglio, ma non è la prima volta che a quell'epoca succedeva che uno prendeva una serie di sveglie simili. Poi, dopodiché, vedete che qui c'è anche Morphy, questo è un altro dipinto di Morphy che andava a fare simultanea alla cieca. Qui ha fatto questa simultanea al caffè, ne ha vinte 8, ne ha pattate 2. E quindi ci aiuta. Tra l'altro ha fatto anche il match con Harrowitz, di cui parleremo più tardi. Hanno giocato un torneo, un importantissimo torneo di Parigi del 1867, che ha vinto von Kolisch davanti a Steinitz e Guinevere terzo. E in realtà dopo questo torneo c'è stato un po' un declino. Però c'era il tempo per fare una grossa e importante manifestazione. Intanto vediamo qua chi è che mi riconosce questo personaggio che gioca, udite udite, con la scacchiera che aveva usato Napoleone. Questo personaggio sulla sinistra è il nostro capitolo numero 8, vediamo chi è più veloce, che sta vicino a sua moglie. E quindi adesso me lo direte voi chi è il nostro capitolo numero 8. Intanto andiamo avanti. Questo è un altro episodio molto importante. Dai, è Capablanca, ragazzi. Questo è un episodio molto importante. Questo è il match che fu giocato per telegrafo che durò addirittura più di un anno e mezzo, tra il Circolo di Parigi e il Circolo di Vienna. E vedete voi, questo signore che sta in basso a destra, in realtà è Cigorin che è raffigurato. Qui ci sono lo scontro era molto divertente, c'erano 2000 franchi in palio, quelli si riunivano, guardate che era la crema dei giocatori, non era pizza e figli. Si riunivano e giocavano e sceglievano le mosse e ogni 4 giorni mandavano la mossa. Poi hanno fatto un paio di mesi di ferie. A settembre, e qui è successa una cosa buffissima, perché praticamente la squadra dei francesi ha
si è messa a litigare, si sono messi a litigare come dei pazzi, perché è successo questo. Praticamente Rosenthal era il capitano della squadra francese, e in questa posizione, ve la racconto perché è troppo buffo, in questa posizione si sono messi a analizzare, hanno detto, vabbè, guarda ragazzi, c'è donna H5 che forse è la mossa più forte, o arrocco, che facciamo? Donna H5 arrocco, sono stati un po' di giorni a decidere se fai donna H5 arrocco. Hanno deciso per donna H5, a un certo punto c'erano le ferie, Rosenthal ha preso e se n'è andato. Torna, o comunque l'hanno avvisato, e gli dicono: no, Ciccio, guarda, che te sei andato, ma questi hanno messo in busta praticamente, hanno mandato un'altra mossa, hanno mandato alfiere 6. Quello si è arrabbiato: oh, pazzo, come alfiere 6 non l'abbiamo neanche presa in considerazione. Oh, i francesi avevano mandato alfiere 6, hanno litigato con Rosenthal, insomma, il risultato se ne sono andati in 3. Hanno mollato Rosenthal a giocare con tutti gli altri. Non vorrei dire scarzoni perché erano sempre giocatori forti, però praticamente l'hanno mollati e quindi Rosenthal è rimasto lì a giocare da solo con gli altri. Tra l'altro, per la cronaca, se no voi me lo chiedete giustamente in chat, no, ci vuole la tessera, non ci vuole la tessera per accedere a questo Mad Carla per stare qui, come vedi, è perfetto, non pattavano mai, come dice Mad Carla, che è sempre affezionato e ci segue. Sono contento che sei venuto anche tu. Allora, come è finito questo match? È finito uno pari a un certo punto. Praticamente Vienna ha detto: senti, fa una cosa, cioè gli ha detto proprio famo, qua siamo come dei cani nell'inglese, quindi io abbandonerei l'inglese, però aspetta, io abbandono l'inglese solo se tu mi abbandoni la partita spagnola, se no no, se no continuo. Quelli hanno detto: vabbè, senti, ci siamo stufati, è un anno e mezzo che andiamo avanti, fammi abbandonare, quindi hanno fatto uno pari. Tra l'altro anche un'altra partita per corrispondenza famosa è stata giocata tra Parigi e San Pietroburgo, sempre con Cigorin, sempre terza lezione che faremo, eccetera. Dopodiché il caffè è trasformato, qua diventa, il 1922 diventa un ristorante, vedete com'è più moderno, e praticamente questa è la cartolina finale dove, tra l'altro, adesso praticamente che cosa succede in questo caffè, famosissimo circolo di scacchi, udite, 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 c'è è stata trasformata un po' tristemente, sempre che con rispetto, nell'ufficio marocchino del turismo. Pensate che, ovviamente con rispetto per il Marocco, però è un po' triste che un circolo di scacchi così famoso sia diventato un ufficio per il turismo. Allora, attenzione perché passiamo finalmente al gioco, se no vi lamentate e dite che io chiacchiero, chiacchiero sempre. Allora, passiamo al gioco e quindi vi introduco finalmente nel personaggio del nostro. Anche qua, Mad Carla, vediamo chi lo indovina, chi è questo personaggio. È facilissimo, ragazzi, è facilissimo. E anche qui invece non è vero, non è facilissimo, perché questo qui non è quello che pensate voi, ma questo qui, anche in questo caso, è il papà di quest'altro. E perché ve l'ho fatto vedere? Perché adesso noi ci andremo a vedere una delle prime partite di Morphy, che è proprio quella contro il padre. Ora, anche qui, Morphy, dicono che sia stato un genio Morphy. In realtà io vi devo confessare che Morphy non mi pare che sia proprio un genio, è molto di più. È una cosa incredibile. Guardate, questo ragazzo, quando era più piccolo di così, quando aveva pochi anni, che cosa fa? Anche, come tutti i geni, anche Capablanca aveva imparato da solo, poi ne parleremo nel capitolo 8. Ma come questo è ancora andato ancora oltre. Allora, che fa? Praticamente, a un certo punto a casa Morphy ci stavano il padre e lo zio che giocavano a scacchi. Mi sono ricordato, anch'io ho imparato effettivamente da mio padre e mio zio, chissà perché non sono diventato forte come lui. Comunque, questi stavano giocando a scacchi tranquillamente e c'avevano sto poppante vicino, il babbo di Morphy, sì, avevano il bambino vicino che stava lì a mano con i lecca lecca e i soldatini, non so con che stava. Allora questi giocano, finisce fatta, finisce fatta. Alla fine della partita Morphy fa: papà, gli bussa, senti, guarda che avete sbagliato perché lo zio vinceva. Pensate come l'hanno guardato, che lo zio vinceva. Oh, niente, questo, sapete, sentite cosa ha fatto il bambino al quale nessuno aveva insegnato una mossa. Non solo gli ha detto potevi fare quella mossa, ha ricostruito la posizione. Cioè, vi rendete conto? Rendetevi conto di chi abbiamo davanti.
E rendetevi conto, adesso vi faccio seguire una serie di partite che lui ha giocato dal 1848-49-50, quando aveva 12 e 13 anni. Lui a 13 anni ha battuto Lowenthal 2,5 a 0 in tre partite, cioè un giocatore super professionista. E questo bambino qua, contrariamente a quello che voi potete pensare, sì, parto da Paul Morphy, certo che parto da Paul Morphy, è il numero uno, anzi siamo partiti da Philidor, ma tu poi ti rivedrai la registrazione. Allora, che cosa fa? Studia e ottiene, per esempio, a un certo punto lo scrivono nel 1950, lo scrivono al collegio, ma non gioca. Cioè gli dicono, bambino, tu sei piccolino, a scacchi non puoi giocare perché devi studiare, giochi solo la domenica, sei forte, facci vedere quanto sei forte. E praticamente questo ha giocato soltanto la domenica, praticamente li ha abbandonati gli scacchi durante, giocava durante le vacanze, la domenica, li ha abbandonati durante la carriera del collegio e ha ripreso ed è diventato uno dei giocatori più forti di tutti i tempi. Tra l'altro oggi io vi voglio far vedere un Morphy un po' diverso. Dono, c'ho il tuo preferito. Allora, ho scelto bene. Tutti quanti siamo abituati a vedere Morphy. Allora, anzitutto vi dico una cosa. In queste 8 trasmissioni che io farò, appositamente ho scelto per voi non le partite più famose, perché altrimenti sempre le stesse di Steins, sempre le stesse di Capablanca, tutte partite un po' meno famose, che però ci dipingono ancora meglio i personaggi. Per esempio, qui vi faccio vedere adesso un taglio di Morphy che voi non conoscete, perché tutti quanti, anche per magari c'è anche qualcuno che non è molto esperto, Morphy è molto considerato e molto noto per il suo gioco estremamente aggressivo, è sempre estremamente tattico e d'attacco. Ma attenzione, che questo diceva anche Steins, che Morphy in realtà, ed è questo è incredibile perché era un bambino, vi faccio vedere a 12 anni la assoluta competenza che lui aveva negli scacchi e il fatto che attaccasse solo ed esclusivamente quando sussistevano le condizioni. Soltanto, scusate che qui c'è una telefonata insistente, però è di Martorelli e quindi la federazione devo assolutamente rispondere perché altrimenti deve essere una cosa. Ma Angelo, che vuol dire? Tu mi hai detto che potevo fare la schermata come volevo, ma non è troppo scura, è l'atmosfera, vedi c'è anche la musica. Non, cioè, non posso mettere. Se io metto una luce adesso qua così, me la vedo io da solo, non si vede. Non, sì, ma non c'è. Vabbè, ci provo, sì, non funziona. Comunque, vabbè, ciao, ciao, ciao. Proviamo, va, non ti preoccupare, si vede lo stesso. Vabbè, dice che non vede niente, mettere una luce sullo schermo, ma se io metto la luce, anzitutto vi faccio vedere qua. Posso usare, provare a usare questa, guardate, è bella, questa è la mia lampada comprata durante il master, guardate, è carina, diventa un omino, simpaticissima. Posso provare a usare questa, ma Martorelli non lo so quanto sia competente in queste cose, mi dice che se io metto la luce qua, si vede un po' meglio, io posso provare a mettere qua, ma figurati se funziona. Madonna, Angelo, sei un genio, fantastico! Così si vede molto meglio, questa è ottima, si vede molto meglio così. Allora, questa è un'ottima scelta, la devo suggerire anche a CS24. Vedi che c'è Nicolò che ha apprezzato subito. Così, vedi Nicolò, possiamo usare anche questa nuova tecnologia. Bene, 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 bene. Qui vedete, devo riconoscere che la FSC sta facendo dei passi in avanti notevolissimi. Vedete, nonostante io sia mesi che lavori con queste cose, Martorelli, la prima telefonata mi ha messo subito tutto a posto. Non ci avevamo veramente mai pensato. Allora, molti di voi diranno: ma che siamo venuti a fare? Senti questo che chiacchiera? Ebbene sì, anzitutto siete venuti a sentire questo che chiacchiera, ma parliamo anche di scacchi. E quindi adesso io vi metto qui addirittura i dati della partita, perché noi faremo un'analisi di questa partita tra il Paul Morphy contro Alonso Morphy, che è il papà. E poi per i più, diciamo che anche per i più distratti che non si ricordano che sono tante puntate, glielo scriviamo qui sopra, così sanno che
Questa è la prima puntata, vedete che io ho voluto dare questo taglio diverso, non l'avrei mai chiamata lezione, ma mi piace più chiamarla puntata perché un appuntamento con voi è una cosa simpatica da fare tutti insieme. E allora, cominciamo a parlare di scacchi veri. E ricordatevi sempre che stiamo parlando di un bambino di 12 anni. Vediamo questa partita. Qua, come leggete tutti, Morphy è il bianco. Allora, il padre, tra l'altro, era un avvocato e un giudice della Corte Suprema della Louisiana, non è che fosse proprio un personaggio che non si era impegnato nella vita. Adesso cominciamo a parlare di scacchi e vedrete che questo è il mio obiettivo nell'ambito di questo percorso di otto episodi. Io vi voglio dare molti elementi di strategia che voi potete mettere nel vostro cassettino della cultura e tenere lì, ma ve li darò in maniera molto diretta, per cui vedrete che parleremo della storia, ma impareremo queste cose seguendo la storia. Allora, anzitutto guardate come cominciano subito i due a darsi in battaglia. Alfiere C4, che è una mossa ovviamente subito aggressiva, e va sulla diagonale. Qui siamo nel 1848, quindi qui non si gioca aspettando, qui si gioca in maniera molto violenta. È per quello che sono tornato un po' indietro nella storia, perché se noi la capiamo, vedrete che voi già dopo queste due prime puntate avrete una comprensione di come stare sulla scacchiera molto più profonda, perché nella seconda noi parleremo di Steinitz e Steinitz sarà quello che avrà detto: attenzione, non vi buttate in attacco come dei pazzi, perché poi succede qualcosa, vedremo quello che succederà. Adesso siamo nel 1800, qua si buttano tutti come dei pazzi, addirittura il nero gioca una mossa che oggi nessuno giocherebbe, e giocherebbe F5. Voi ora, con la vostra cultura del 2020, mi direte: ma che schifezza di mossa è questa? Allora, questa è una mossa che sicuramente non va bene, ma attenzione, noi ci mangiamo questo, lui ci attacca, lui fa cavallo F6 per evitare donna H5, e noi giochiamo cavallo C3, D5. C'è qualcosa che non va. Allora, prima pillolina che io vi voglio dare: a che cosa serve il gambetto? Il gambetto, tanto scusate, ma sono zompato direttamente nell'ultima mossa. Ecco qua. Vabbè, allora, il gambetto serve non a velocizzare, o comunque serve anche a quello. Se io ve l'avessi chiesto in chat, voi mi avreste detto: il gambetto, questo è un gambetto di re in contromossa, è una cosa folle. A che serve? Serve a velocizzare, serve ad attaccare, a tirar fuori tutti i pezzi velocemente sfruttando il vantaggio di tempo, perché il bianco, vedete che ha fatto un E per F5, ha perso un tempo. Il vero succo, il vero obiettivo del gambetto di re non è questo. Udite, e per udire ancora meglio cominciamo a capirci. Allora, signori, facciamo così: siccome voi siete distratti, già lo so, c'è Massimo che si fa prendere la Coca-Cola, quell'altro che gira, allora fermi tutti. Quando vedete questo segnale qua, vuol dire che io vi sto dando la pillolina. Vedete, qua ce ne avete ben sette, sono sette, sicura macchinuccia che gira, quindi state più attenti, perché invece di dire stupidaggini vi dirò delle cose sensate dal punto di vista tecnico. Quindi pillolina che mettiamo, lasciamo lì mentre torniamo alla scacchiera. Allora, perfetto Massimo, questo, il gambetto di re serve proprio a questo, serve alla conquista del centro. I giocatori avevano già capito che la cosa più importante che c'è negli scacchi è il centro, quindi il sacrificio di pedone non vale, non serve a tirar fuori i pezzi più velocemente, serve a conquistare il centro. Lo vedete come Morphy è stato strategicamente dominato in tre mosse dal papà il vecchio sognone, il papà l'ha dominato in tre mosse. Allora, attenzione, non vi tolgo la pillolina perché ce n'è un'altra qua, e questa è un'altra pillolina di questa partita. Noi dobbiamo avere qua dentro, qua,
due cervelli scacchistici. Guardate che questa è una cosa che sembra adesso io qua, sembra una stupidaggine, ma non è una stupidaggine, è il segreto vero degli scacchi. Voi dovete giocare a scacchi strategicamente, a un certo punto dovete cambiare e dovete giocare tatticamente. Quando è che dovete cambiare? È lì la difficoltà. Dovete cambiare quando state male strutturalmente. Allora, qui il bianco sta malissimo strutturalmente perché tutto il centro ce l'ha il nero. E il bambino piccolino piccolino ha detto: mamma mia, ma papà, ma proprio fregato, adesso non mi dà manco le caramelle, mi manda a letto presto, io devo fare pure i compiti. Invece il bambino piccolo era un genio mostruoso, il suo cervello, guarda come sguiccia, boom! Perché lui sa sguicciare, perché lui sa quale parte del cervello deve utilizzare. Allora, la pillolina la togliamo perché sennò è troppo caratteristica. E anche qua, chiaramente, erano dei giocatori validi, anche il padre era un giocatore valido. Qui, per esempio, non gioca cavallo per D5 perché dopo donna H5, G6, il nero ha dei problemi insormontabili. Quindi il padre gioca alfiere C5, che è un'ottima mossa, è una mossa di sviluppo, porta avanti i pezzi. Allora, guardate adesso che cosa succede. Il cavallo cambia e qui ci abbiamo un altro esempio. Allora, tutti quanti conosciamo Morphy come il grande giocatore d'attacco. Quindi è evidente che il grande giocatore d'attacco qui gioca D4. Perché? Perché lui vede che qui ci sono delle linee aperte per il bianco, probabilmente anche la E, e quindi dice: devo aprire. Questo è il modo corretto per giocare la partita. Dobbiamo giocare in questo modo, per esempio così, oppure per esempio possiamo giocare, per capire meglio, guardate un po' che succede qua, vedete che questo qui è in... Poi la variante è un po' più complessa, però il bianco sta molto bene. E quindi voi potreste dire: ma Morphy, il grande giocatore d'attacco, non ha fatto D4, stranissimo, ha fatto D3. D3! Mamma mia come gioca male! Allora, vedete quanto è bello poter decifrare le partite a fondo e capire cosa c'è dietro. Questa mossa, che è una mossa che... Perciò voi dovete prendere il motore e lo dovete mettere dentro la spazzatura! Anche se sì, anche se dovete aprire il computer e sfasciarlo per togliere il motore, se no ci sono dei sistemi per fare disinstallazione, cose molto complicate, moderne, però lo dovete buttare perché il motore qua vi dice: D3 è una mossa debole, e io dico sì, è più debole. Ma guardate la cosa che impariamo da questa D3. Allora, Morphy ragiona così e c'ha 12 anni e non ha studiato praticamente niente se non il libro di Staunton. Lui aveva studiato un libro di Staunton, libro di Philidor, libro di Staunton, in cui aveva scritto pure gli appunti di sì, alcune partite che non valgono niente praticamente sul libro di Staunton. Poi vi racconterò di Staunton. Allora Morphy è talmente maturo che qua dice: aspetta un attimo, ma perché io devo aprire come un pazzo? Perché devo giocare come un pazzo? Chi è che sta strategicamente meglio? Qua fammi pensare. Ma allora se io sto meglio, Carlo nelle lezioni del Mr. Chess, perché lui l'aveva seguita perché è un genio, mi ha detto che io devo giocare solido. È lui che deve fare il pazzo. E guardate come gioca Morphy. Pur avendo le capacità di giocare in avanti con un'energia incredibile, guardate come gioca. Lui prende il suo cervello tattico, lo prende, lo mette nel cassetto, riprende l'altro cervello che stava là un po' impolverato, se lo rimette e gioca strategico, gioca D3, guardiamo cosa fa. Adesso i meno esperti, solo 30 secondi, la struttura del bianco è superiore perché il nero ha un pedone isolato, che quindi consentirà di mettere un pezzo al bianco in D4 e dominare completamente la forza di questo pedone. La posizione è pari ancora, però diciamo che strutturalmente c'è questa cosa da controllare. Allora, guardate, però io non ci interessa questo, voglio far vedere come gioca Morphy. Allora, anche qui, adesso vedete che sta facendo il bianco, sta cercando di
di rovinare la struttura del nero. Adesso, ciao Marca, ci vediamo dopo. Allora, adesso che succede? Che facciamo noi? Perché questo ci rovina la struttura. Allora, sicuramente dobbiamo fare una mossa di sviluppo, come c'è scritto in tutti i libri. Certo, non è che ci mettiamo a pensare di muovere un alfiere in D5 che perdiamo un tempo, eccetera, eccetera. Sì, come vedremo spesso, la cosa più difficile negli scacchi è decidere quando ci sono le regole e quando ci sono le eccezioni. Qui il bianco deve guardare solo una cosa, ha la sicurezza della sua posizione, deve preservare, deve mantenere questo vantaggio strutturale e quindi fa una cosa che, guardate cosa fa, perché attenzione, perché alfiere D5 è facile, ma C6 ma come C6 il grande Morphy aveva un alfiere stupendo, lo muove 2 volte per metterlo qua e difendere un pezzo. È per questo che io vi esorto a seguire comunque i vostri istruttori e a seguire le lezioni prendendo i motori e buttandoli, perché non riuscirete mai a decifrare le mosse dei campioni se usate il motore. Guardate cosa ha fatto Morphy, ha mosso 2 volte un pezzo per mantenere intatta la sua struttura. Molto, 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 molto eloquente, come dice sempre Lexi, no? Allora, a cavallo D7, arrocco. Intanto buttiamo l'occhio su questo, perché l'alfiere 4 è rimasto comunque attivo. Adesso vediamo come prosegue la partita e guardiamo che il bianco continua ad avere come suo... sta attaccando ovviamente, però continua ad avere... Qui come obiettivo principale, e ve lo faccio vedere subito, la salvaguardia della sua posizione. Per esempio, G4. Questa è a casa di Morphy. A casa di Morphy erano forti, eh. Il nero sta strutturalmente peggio, deve fare qualcosa, deve dare molta energia alla sua posizione e la dà giocando G4. Ovviamente, qui G4 serve per aprire le linee. Pensate che fastidio avere una linea aperta, magari mettendo la prima in G8, che è più corretta secondo il regolamento, una linea aperta su G2 sarebbe terribile. Allora, Morphy non ci pensa proprio, no? A giocare adesso questo se lo mangia, però dopodiché, e qui è molto bellina, perché qui il nero adesso rischia di attivare sia la torre sulla G, ma soprattutto con la spinta in E4, guardate che cerca di dare energia a 2 pezzi una volta che se ne sarà andato l'alfiere. E anche qua Morphy rimuove 2 volte lo stesso pezzo. Guardate, torre G8 e qui un'altra mossa molto bella, che non è di un giocatore iperaggressivo che sfascia, che tira tutti i pezzi, è di un giocatore estremamente competente di un gioco come quello degli scacchi che all'epoca non era teorizzato. Giocavano tutti tirarsi i pezzi. Lui rimuove ancora una volta lo stesso pezzo e lo muove perché da adesso sta bloccando tutta il dinamismo del nero. Questo 11-12 anni, questo giocando a scacchi senza libri particolari, Stanton c'era, abbiamo detto, ma senza una base particolare. Torre G4, F3, adesso il bianco, ecco qua, adesso riprende il suo cervelletto e si rimette quell'altro, perché il suo compito l'ha fatto. Lui ha arginato completamente, completamente arginato la strategia del nero. Vedete, mi fa piacere che voi stiate apprezzando questa partita, perché queste sono le partite meno famose, ma che decifrate così ci danno un arricchimento notevolissimo. Che cosa vi faccio vedere fare io le partite in cui quello prende e sacrifica 80 pezzi? Tanto lì prendete un libro su esercizi di tattica, ho tanti metodi sui computer che ci sono, vi fate allenamento a raffica, tu, diventate dei geni. Ma se non capiamo qui come gestire gli scacchi, non ci arriviamo al cambio di passo, no? Per il nostro miglioramento. Adesso che il bianco ha fatto tutto questo, lui cambia passo e dice: ok, sono super consolidato, che ormai lui non può fare più niente. Guardate che sono 10 mosse che sta giocando così, eh. Adesso, boom, parte all'attacco e non si ferma più. Qui praticamente lo sfascia. Guardate cosa gli ha fatto in 2 mosse.
e ha giocato in difesa tutta la partita. Il nero qui potrebbe abbandonare, la vediamo velocemente, ma non ci interessa. Vedete, F3 era stata fatta per giocare torre F2. La vediamo giusto così come quadretto, ma ovviamente il bianco stravince. Allora, questa cosa qua, no, notare bene che l'abbiamo imparata da un bambino di 11-12 anni nel 1800. Questo stesso bambino gioca ancora quest'altra partita. Sì, lo so che c'avete un po' di nostalgia delle stupidaggini che io dico, ma ogni tanto io mi fermo e le dico, non vi preoccupate, quindi rimanete sintonizzati anche se non va bene. Grazie che l'ho letto, mi fa molto piacere. Pensa che il modo in cui sto analizzando questa partita è il modo che utilizzerò in tutte le 16 ore di corso, quindi spero che ci seguiate, anzi che voi andiate a chiamare tutti i vostri amici perché io vi dico che in realtà con questo corso non soltanto spero di darvi delle spiegazioni tecniche che vi possono essere utili, ma spero anche di trasmettervi la passione che io ho percepito studiando gli scacchi del 1800 e 1900, perché quando ero ragazzino io è così che mi sono innamorato degli scacchi. Allora, ok, andiamo avanti adesso, vediamo un po' che cosa. Noi ormai, guardate che noi è già il secondo, è la seconda partita che vediamo, ma già sappiamo tutto e sappiamo già che serve fare F4 per conquistare il centro, vedete? A che serve? Bellissimo. Sappiamo tutto, alfiere C4, alfiere G7. Adesso attenzione, qui è McConnell col bianco, ma noi che sappiamo tutto, che facciamo qui col bianco? Ditemelo in chat velocemente che l'abbiamo visto prima, che si fa? Cioè nel 2020, voi lo sapete ragazzi, voi veloci abbiamo giocato per conquistare il centro, quindi al volo. Ovviamente tutti noi, a parte che c'è anche H4 di buono, ma tutti noi giochiamo D4 perché D4 è nostra. Allora, vedete come siete al volo su D4? Voi siete su D4 al volo perché è il 2020. Nel 1849 non era così. Loro questa cosa non l'avevano capita. Anzi, fermi. L'aveva capita il bambino l'aveva capita, nessuno gliel'ha spiegata, ma i grandi no. Guardate come gioca McDonald. Non ho più parole, potrei alzare la musica. Questa mossa è una mossa che denota il fatto che il giocatore non ha capito quello che sta facendo alla scacchiera. Si è seduto, ha copiato un paio di mosse e dopodiché D3 è la antimossa, quindi così apprezzate ancora di più la forza mostruosa di questo bambino Morphy, super genio e gli altri. Lui, questo il bianco, non lo sapeva proprio. Andiamo avanti, H6, C3, o anzitutto uno che mi fa prima D3 e poi C3, mamma mia! Allora, dunque, una piccola cosa, vedete che analizzando le partite non corrette voi imparate il triplo. Ok? Quindi va bene. Adesso qua non immaginerete mai il genio di Morphy cosa gioca. E siccome non lo immaginerete mai, ve lo faccio vedere io. Tanto non ci arrivate perché è talmente più forte di tutti noi messi insieme. Quello qui, udite, udite, Massimo Pignati, invece di fare lo spiritoso, fa la persona seria, per favore, qui, che questo è un ambiente serio, che te credi? Anzi, guarda, per favore, vi metto anche il monito qua perché non dovete scambiare questa trasmissione come una trasmissione pagliaccesca, è una trasmissione seria, vedete, c'è la federazione che ci ha avvisato lì, dobbiamo essere seri, serie. Allora, quindi non fare spirito. Ancora che ridete, dai ragazzi, cioè non potete far così. Non mi potete. Ah, comunque, guardate, mentre c'è questo Sirius of On, io vi faccio vedere la mossa deliziosa di Morphy, deliziosa, che vi fa capire quanto è forte. Guardate cosa fa. Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Allora, Madò, B5. B5 a che serve? Un pedone in presa perché poi spera che fa C6, spera che fa donna B6, ma quello toglie il pedone. Allora, l'alfiere. Allora, B5
è una dimostrazione di una comprensione mostruosa della posizione. Guardate il bambino che cosa si è inventato. Lui gioca alfiere per B5, C6, D5. E ha completamente preso lui il centro sviluppandosi i pezzi. Guardate la differenza tra questa posizione qui. Guardate l'occhio, l'occhio, l'occhio. Guardate, no, non questa. Guardate, aspetta, aspetta, aspetta. Guardate questa posizione qui. Guardate i pezzi del nero qui, i pezzi e i pedoni del nero qui e guardate i pezzi e i pedoni del nero qui. Guardate, pronti, via! Guardate. Allora, che cosa è successo? Che il nero ha. Vediamo chi è più sveglio, chi ha questa idea? Chi è che riconosce questa idea? Non vi posso tenere più di 30 secondi. Vediamo se qualcuno riconosce questa idea. Se non lo riconoscete, ve la faccio vedere io per farvi capire quanto è importante la cultura scacchistica. Quindi vi faccio vedere questa idea. Oh, Mac4, come si legge? Mac4 game è un Eva. Sì, allora Sebastiano è troppo preparato, quindi io ufficialmente faccio istanza alla federazione affinché butti fuori Sebastiano dalla chat, il quale anzitutto è preparatissimo e le sa tutte e soprattutto oggi non parla in rima e io la prendo come una cosa a livello personale se lui non parla in rima. Allora ragazzi, questo è, come dicono loro che sono fortissimi, esattamente questo è un gambetto Evans in contromossa. Guardate qua, guardate l'idea del bianco qua. C4 è uguale, è la stessa identica idea. Serve a prendere il centro. Ma lo notate che anche questo è un gambetto? E lo notate che anche questo serve a prendere il centro? Vi ho fatto vedere che sia F4 sia B4 servono a prendere il centro. Questa sarà tra l'altro un oggetto di un approfondimento, vi do questa anticipazione che ha del clamoroso, però praticamente siccome questa è l'apertura preferita di mio caro amico Pierluigi Piscopo, vostro mega istruttore storico che praticamente Sebastiano impallidisce rispetto anche a Pierluigi, perché tutti dobbiamo chinarci rispetto a Pierluigi. È andata così che Pierluigi ha saputo che io facevo questo corso, mi ha detto: senti, calma, mi devi fare per forza venire pure a me, dai, io devo venire. Quando parli del gambetto Evans, ho detto: vabbè, dai, Pierluigi, ti faccio venire. E quindi Pierluigi sarà mio ospite graditissimo il 28 dicembre, puntata natalizia! E parleremo di Chigorin, che è un personaggio che io adoro e lui adora. E in più parleremo del gambetto Evans, quindi non potete mancare sicuramente, anzi potete pure spegnere, mo è andata così, chiudete tutto e concentrate energie per il 28 dicembre. E verrà pure Sebastiano, sono sicuro. Caramba, pure Nicolò Napoli è capace che se riesco a trascinarlo ve lo porto qua, eh. Allora, questo è il gambetto Evans, serve, lo vedremo dopo. Allora, questo però ci deve dare attenzione. Facciamo, mettiamo qui, è doveroso, mettiamo un attimo un alert qui, alert. Svegliamoci un secondo, eh? Vedete che loro sono molto preparati e ci sono arrivati subito. Che cosa succede se noi raddoppiamo? Vi piacerebbe in un secondo raddoppiare la vostra cultura scacchistica? Questa per esempio, l'apertura inglese. Adesso io in un secondo, magicamente, vi raddoppio la vostra cultura scacchistica. Questa non è un'apertura inglese. Questa è un'apertura siciliana, solo che sono i colori invertiti. È la stessa identica cosa che c'era stata, e qua infatti i più bravi di voi l'hanno subito riconosciuto, la stessa identica cosa che c'era qui. Qui, se voi raddoppiate la vostra cultura giuridica, sì, la vostra cultura scacchistica, voi invertite la scacchiera. E qua avete praticamente un gambetto Evans in contromossa e lì avete una siciliana in contromossa.
raddoppiate da un secondo all'altro la vostra cultura. Allora, vediamo come va questa partita. Conquista totale del centro da parte di Morphy. E qui a Rocco, Morphy, guardate lo spazio che ha preso. Attenzione, qui vi preannuncio questa cosa. Vedi, Domenico, sai che ci sono lapsus freudiani che sono sempre presenti. Non sai quante volte mi viene da dire invece di chi è che va oggi in trasmissione. Io niente, proprio mi parte proprio che chi è che va oggi in udienza, cioè proprio è così, mi viene così. Comunque, allora qui c'è un altro, è buffa questa cosa. Nel 2020 nessuno giocherebbe come ha giocato adesso il bianco, ma stavamo nel 1849. Quello gioca e D4 tutti avanti. Allora, D4 è una mossa che non proprio così, io ve la posso commentare così, non si può vedere. Perché nel 49, 1849, e io e Domenico Zibellini eravamo giovani a quell'epoca, perché ce lo ricordiamo bene, non riuscivano a star fermi. A stare in difesa, cosa che perché sarà inventata da Steinitz nel secondo capitolo, quelli non c'erano arrivati al secondo capitolo, ma dovevano avanzare. Allora, piccola pillolina qua, e questa ve la farò su Steinitz. Arricchitevi così. Voi dovete avere un colpo d'occhio. Quando c'è una mossa del genere, voi non dovete pensare a niente, manco se passa una biondona di là, dovete guardare da Zaccate, il colpo d'occhio, dovete guardare qua, perché questa è la casa che non si può più difendere dopo l'avanzamento del pedone. Ma proprio deve essere un fu, dovete allenare così, un automatismo, dovete guardare diretti là. Nel 1849 non ci arrivavano. Perfetto, e allora prima o poi lì ci andremo, cioè dobbiamo analizzare il caso quando si può andare lì, poi analizzeremo, boom, e ci andiamo subito, perché avanziamo tutto. Allora vi vorrei far notare che il bambino di 12 anni ha subito vi faccio anche perché sennò magari non ve lo ricordate perché siete un po' affranti da tutte quelle stupidaggini che dicono, F4. Qui proprio è, ragazzo, io ho il bianco, io ti prendo a pizze qua perché gioco il gambetto di re, mi prendo, mangiate quel pedone, io mi prenderò tutto il centro, non te faccio vedere palla. Sì, guarda un po' il centro che fine ha fatto. Questo è il centro del bianco. Adesso qua io poi mi diverto a vedere questa fine di partita perché qui praticamente cavallo C6, anche qua, siamo nel 1800, avanti tutta, boh, C4, ma C4 pure è un'altra mossa che non si può vedere. Qui i commentatori dicono, boh, incredibile Morphy, a 12 anni, mamma mia come gioca male, tutti noi qua, tutti quanti noi avremmo giocato G4, cioè G4, questo deve andare via, toglie la casa di difesa a D4, arriviamo su D4, e i commentatori stanno là che dicono, strano, molto strano. Un giocatore come Morphy che non gioca G4 è veramente, aveva digerito male, era piccolo, stava facendo ancora i compiti di matematica, era nervoso. Chissà perché, mo ve lo faccio vedere io perché non ha giocato G4. Quello ha giocato alfiere per D4. Cavallo per D4, cavallo per D4, donna D3, anche qua, che fareste voi in chat? Tanto tutti noi ragazzi, è facilissimo. Tutti al volo, zacchete, zacchete. Intanto aspetta, fammi togliere la pillolina perché sennò sono troppe poi. Cioè, ditemi chi è che, per favore, onestamente, ditemi chi è che non gioca a C4. Ve lo dico io, Morphy non l'ha giocata. E i commentatori, oddio, non l'ha giocata, ma incredibile, non vedeva niente questa partita. Allora, io vi dico questo, non gioca a C4, D per C4, solo uno. Che aveva già 2 ore prima, perché poi questi giocavano senza orologio e quindi stavano là proprio finché morivano. E 2 ore prima lui ha detto: no, no, aspetta, voglio fare quello che dico io in questa partita. Perché lui era un artista, non aveva bisogno solo di vincere, doveva anche fare l'artista. E quindi qui gioca donna B6, quello toglie il re, lui gioca cavallo per C2, gioca cavallo F2, e adesso che cosa fa Morphy? Nel 2020, voi tutti lo sapete, ditemelo in chat. Questo è una pillolina tattica. È una pillolina tattica. Io di pilloline tattiche non, non, a me non piace darle perché comunque, a parte che
ci sono state le lezioni di alfabetizzazione sulla tattica, eccetera, però ogni tanto ci sono e le vediamo. Allora, quindi cavallo H3 è matto dell'affogato, perché vede che il re non riesce ed è affogato. E cavallo F2. Allora, quando i commentatori, per favore, quando stanno, allora, quando noi torniamo indietro e andiamo nella posizione che sta qui, quelli dicono, ma chissà perché? Perché Morphy aveva già visto tutta la variante e aveva intenzione a 12 anni di chiudere la partita col matto affogato e quindi gioca per dare il matto affogato. Quindi vedete che è una cosa incredibile il genio di questo giocatore, che però non è sempre così. Perché, per esempio, adesso vi faccio vedere molto velocemente un'altra cosa, sempre per vedere qualche altra pillolina. Anzitutto, devo dire che forse è venuto il momento anche un po' di accendere un po' di luce dietro di me, perché sono un po' stufato di questo screen, quindi mettiamoci questo qua. Ah, allora, anzi, sapete che faccio? Siccome devo dire che effettivamente siamo nel 1800, io faccio pure se si legge male, ma fatemi mettere una cosa in linea col 1800, dai, che poi praticamente questo sarebbe lo stile delle carte intestate, no? Però leggete male, non mi importa niente, non dovete leggere chi sono io, dovete godervi la prima puntata, vedete, cioè avete pure il faretto per merito di Martorelli che ce l'ha fatto mettere là sopra. Allora, che stavo a dire qualcosa di scacchi pure mi pare. Allora, stavo dicendo questo, che quindi state vedendo un Morphy diverso e state imparando, se vi faccio l'elenco delle pilloline poi alla fine, state imparando un sacco di cosette, soprattutto quando switchare fra i due cervelli, quando si deve agire, quando si deve aspettare, perché si gioca il gambetto di re, perché si gioca il gambetto per acquistare il centro. Adesso vediamo un'altra cosa. Sempre siete abituati a vedere quelli che tirano tutti i pezzi. Guardate questa partita. Morphy qui al nero. Allora, questa è un'anticipazione di un'altra lezione, anzi, scusate, di un altro episodio del nostro percorso sulla struttura pedonale. Questa la faremo vedere con Nimzowitsch perché è più in linea. Adesso qui ovviamente la struttura pedonale si attacca alla base, il bianco la regge e quindi è perfetto. Vedete che cosa fa? Anzitutto questa mossa è molto logica perché il bianco sta andando ad attaccare la base della catena come si deve fare, ma ha un inconveniente, non guarda lo sviluppo e chiude il suo alfiere. Vediamo come gioca Morphy. Questa è una partita che vi faccio vedere molto velocemente perché comunque mi piace perché è comunque una partita sua di quando aveva 12 anni e quindi ci sta bene. Qui adesso il nero, senza che vi faccio vedere, ha difficoltà a proteggere 3, non può fare niente, non può fare cavallo di 2 che perde questo, non può fare alfiere 3 che perde quest'altro, non può fare alfiere E2 ma gli arriva cavallo H6, ha dei problemi. Gioca quindi a 3, gioca a B4 e... Ok, va bene, non vi faccio vedere le varianti. Rc8, alfiere F5, ok, perfetto. Cavallo F5, donna D3. Oh, adesso che cosa abbiamo visto? Qui vi do questo altro input. Allora, adesso il nero è soddisfatto dell'apertura. Vedete come ha giocato tranquillo. Ha portato i pezzi fuori. L'unico pezzo che non è fuori è la torre H8. L'alfiere F8 in realtà già sta giocando perché sappiamo che gli alfieri giocano. Cioè, mentre questo qui in F1 non sta giocando perché c'è la donna in faccia, questo alfiere c'ha guarda E7, guarda, e potrebbe essere già considerato quasi sviluppato. Qui allora voi avete, certo, questa è la difesa francese. Allora, il nero ha 5 pezzi sviluppati, 1, 2, 3, 4, 5, più forse 6. Il bianco ne ha soltanto 3. Quindi adesso che si fa? Adesso sicuramente voi siete soddisfatti dell'apertura, vi mettete lì dicendo, ah, è andata bene, mo sono bello solido, mi gioco una bella partita in cui sto in vantaggio, lo faccio soffrire lentamente, lo brucio nella padellina, lentamente, è così che si deve fare. Ma manco per sogno è così che si deve fare, è così che non si deve fare. Se mi fermo ci pensate un altro. Quindi non si deve fare così. Non vi confondete, voi avete un vantaggio di sviluppo, avete i pezzi fuori, dovete sfruttare questa cosa, non dovete giocare sulla struttura, dovete sfruttare e giocare sulla velocità. È qui che dovete prendere il cervelletto strategico.
metterlo un attimo da parte, non troppo lontano che vi serve sempre, prendere quello tattico e dire qua io devo sfondare per aprire la posizione del re e la partita finisce in pochissimo tempo. Arbummede! Questo era il famoso pezzo che non era sviluppato. Invece guarda come è sviluppato. Partita finita! Vi faccio notare questa cosa, questa anzi ve la faccio notare quindi mettendo la pillolina così state più attenti. Che cosa notiamo? Che il nero prima aveva 5/6 pezzi sviluppati. Facciamo finta che ne avesse 6 e il bianco ne aveva 3. Questo vi deve suggerire che se voi uno di questi pezzi sviluppati lo sacrificate, quando finisce la bagarre e state qui, diciamo che sta finendo nel senso che è finito il sacrificio, voi ne avete sempre uno in più. Vedete che il bianco adesso ha sempre due pezzi in meno. Prima ne aveva, diciamo, tre sviluppati in meno, ma adesso ne ha due. Quindi potete utilizzare questo tesoretto che vi siete conquistati, che è questo pezzo in più, per sacrificarlo e per aprire tutto. La posizione è devastante. Tra l'altro è molto buffo il fatto che nel 2004 un giocatore ha perso contro, tra l'altro contro Galias Miklos, che è un mio avversario di Hastings di qualche anno fa, ha perso in questa posizione qui. Non, quindi vedete, io vi faccio vedere una partita del 1850, ma nel 2004 sono ancora capaci di perdere questa stessa posizione. Nella posizione della partita, dopo questa è chiaramente è finita. Quindi questa è l'altra pillolina che vi ho voluto dare su questa partita. Molto molto facile, molto semplice, così ogni tanto vi metto qualche partitina un po' più semplice. Ma adesso andiamoci a vedere la sfida del tredicenne contro il campione. Perché questo è un vero campione, Lowenthal. Allora, questi giochi, ricordiamoci che Morphy era senza cultura, eh? Quindi guardate adesso Morphy, bambino 12, no, 13, 12 anni aveva qua, gioca con Lowenthal, grande campione, e guardate come gioca. Adesso qui, anzitutto, sarò molto veloce dal punto di vista della posizione, anzitutto qui voi sarete meravigliati, perché sapete che questa è il trattamento della difesa russa che gioca proprio il vecchietto. Cioè potrei giocarla io questa, no? Non Morphy, Morphy c'è il bianco. Sapete che è la partita che serve ad appiattire il gioco. E questo è Morphy da piccolo. Ce l'aveva. Guardate, guardate però come gioca. Allora, alfiere G5, perché lui sapeva che già nelle piccolezze lui si sarebbe vista la superiorità. Anzitutto alfiere H6, vi faccio, alfiere G5, vi faccio notare che il nero ha un cavallo inchiodato. Non lo può muovere, c'è la donna dietro, quindi interroga l'alfiere, l'alfiere cambia. Perché cambia? Cambia perché vuole sfruttare adesso la diagonale sul re e gioca D4 che comunque minaccia D5, ha una minaccia. Il nero quindi è costretto a giocare C6 e qui anche qui la profondità di Morphy. Notate che Morphy è contento che il nero è costretto a giocare C6, così ha tolto la casa di sviluppo naturale del cavallo. Considerate che qui adesso il bianco gioca contro la coppia degli alfieri, però ha vantaggio di sviluppo, quindi arrocco lungo D5. Voi che siete fortissimi, perché io vi ho detto qual è il colpo d'occhio, prendete, boom, ci mettete subito il pezzo, no? Quando l'avversario non difende più una casa. E quindi zaccate. Quindi guardate la profondità del bambino Morphy che ha dato la coppia degli alfieri, ma c'ha un vantaggio, ha giocato strutturalmente e c'ha un vantaggio perché quello c'ha il re ancora in E8, no? L'alfiere 6 è anche cattivo, diciamo così. Alfiere B4. Che differenza c'è tra questa inchiodatura e quella di alfiere G5? Una differenza incredibile e inattesa. La differenza è che questa non è un'inchiodatura. E allora Morphy prende il suo cervello strategico, prende, inserisce Stockfish 1800 e zaccate, guarda un po' che gli fa. Questo è un ulteriore esempio del cambio di passo. Sì, Alessia, torno indietro, però se tu non mi dici che cosa che non hai capito, io non so che cosa ti devo dire. Qui non è importante, ti faccio vedere le cose più importanti della partita sono altre. Sono far vedere la grande maturità di Morphy adesso.
si prendono qui le case, non si sta inchiodando, quindi questa è una mossa che non serve se non a far fare cavallo D5. Quindi poi la partita va avanti, ovviamente non si può prendere questo cavallo perché c'è il pezzo in presa. Quindi adesso ci sono dei tatticismi, qui il re D7 avrebbe, il nero sarebbe stato forse un po' meglio, però la partita va a finire così. Quello che vi voglio far vedere io è un'altra cosa. Adesso questa è una pillolina un po' più complessa, sicuramente non per gli esordienti, però io con questi episodi voglio mostrare comunque delle cose utili a tutte le categorie, quindi anche ai grandi maestri. Allora, questo ricordiamoci il bambino contro il campione. Anzitutto qui il bambino col bianco, questo è utile anche per gli esordienti, fa la cosa sacrosanta che dovete fare quando giocate contro la coppia degli alfieri. I miei allievi di Mister Cielo lo sanno a memoria che devono fare, quindi alfiere 4, cambio coppia. Quindi, anzi, pillolina, 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 quando l'avversario ha la coppia, voi dovete cambiare la coppia. Non è difficile, è facilissimo. Quindi, alfiere 4, e Morphy lo sapeva a memoria. Ma quello che vi voglio far vedere io è quest'altra cosa qua. E qui posso interrogare i più esperti. Quindi, così anche i meno esperti vedranno un pochettino che significa, diciamo, avere una competenza un po' più approfondita, no? Nel gioco degli scacchi. Questa per i meno esperti è una posizione molto difficile. E quindi io vi chiedo, ragazzi, ma chi sta meglio qua? È una domanda trabocchetto, no? Perché in realtà nessuno dei due sta meglio. E allora vi faccio un'altra domanda, cioè vi dico, ma vi rendete conto che qui abbiamo, è un finale praticamente pari, cioè chi preferisce giocare col bianco che col nero, comunque finale più o meno pari. Il problema è che adesso Morphy, il bambino, si trova a giocare contro un grande campione dell'epoca, una posizione ipertecnica, ipertecnica. Allora, non si dice Andrea che è patta per ora, è un gergo sbagliato dal punto di vista scacchistico, dovresti dire pari per ora, non è patta, perché patta è il risultato. Quindi, ok, quindi è più carino dire pari. Allora, Morphy è un secolo avanti. Qui, però, voi mi dovreste dire, voi non siete un bambino di 12 anni o 13 anni senza la minima cultura, Andrea, che non mi devi chiedere scusa, è un modo per darti un input e basta. Allora, rendetevi conto che voi ditemi qual è la caratteristica, i più forti, forza i più forti, tutti i grandi maestri, siete migliaia di grandi maestri qua che seguite, ditemi qual è la caratteristica strategica del cipedone C4, che non si può muovere forse, nessuno mi sta dicendo. Allora, poi io adesso vi dico qual è la caratteristica del finale. Dopo H4, no, vedi, vedi. Allora, ricominciamo da capo. Dovete cambiare metodo di ragionamento. Quando io vi chiedo, o un altro qualsiasi vi chiede, a meno che non sia in un bar, e vi chiede qual è il piano, qual è chi sta meglio, non dovete proporre le mosse, dovete proporre i piani. E qui anche neanche dovete proporre i piani, dovete illustrare la strategia, riconoscere la strategia. Allora, Domenico dice la colonna aperta sulla torre. Domenico, l'altro Domenico che non vedevo da un po', sono contento che tu sia qua, vede la torre sulla colonna aperta. Questa è un'impressione visiva. La torre sulla colonna aperta, guardate, guardate, questo è protetto, questo è protetto, questo è protetto, questo è protetto. Questo è protetto. Che ci fate con la torre sulla colonna aperta? Niente. Allora, questo finale, quindi adesso io ve lo dico, poi non mi venite a dire che lo sapevate, perché vedi che qua ci cominciamo un po' a capire, no? Allora, il segreto di questo finale, che noi che siamo anziani e maturi nel 2020 sappiamo, ma questo era un bambino nel 1850, è: guardate come ci arriviamo. Chi è più veloce? E qui torniamo anche, diciamo, agli esordienti. Chi è più veloce, la torre o il cavallo? Chi è più veloce, la torre o l'alfiere? La torre.
Allora, il segreto di questa posizione è che il bianco deve giocare per dare la massima attività alla sua torre. E voi mi direte, vabbè, facile, ma che vuol dire? Vuol dire che la torre deve spaziare, deve poter, diciamo, giocare e controllare nello stesso tempo sia i pedoni sull'ala di donna di re, sia i pedoni sull'ala di donna. Perché lui, noi basta che giriamo la torre e puntiamo da là e ci arriviamo. Quello deve fare una corsa come un pazzo. Allora noi giriamo, puntiamo il pedone a 7 e quello via il cavallo lo muove, arriva a 7 e noi rigiriamo e andiamo dall'altra parte. Una mitragliatrice. Allora, il segreto di questo finale è questo: dare attività alla torre e giocare sulle due debolezze che si creano da tutti e due i lati. Ma secondo voi un bambino nel 1800 questa cosa la sapeva? Guarda un po' che fa Morphy. Vedi che giustamente cerca di aprire e lui chiude. E Morphy dice: io ho una maggioranza qua, Ciccetto. Eccolo qua. Apre. Alfiere C7, scacco. Adesso, per esempio, qui, magari qualcuno dice: caspita, oh, ma io gioco C5 e c'ho un pedone passato e sostenuto, che per i più meno esperti il pedone passato non è un pomodoro, che vi serve per la pasta asciutta. È un pedone, guardate quanto è forte, questa è una forza inaudita. È un pedone che è difeso, quindi sostenuto, e che è passato, cioè che non ha nessuno davanti, e quindi andrà a donna. O a cavallo, a torre, a fila, a quello che vi pare. Prima o poi andrà a donna. Essendo sostenuto, è fortissimo! Quindi noi potremmo pensare, giochiamoci 5, abbiamo ottenuto un grosso vantaggio. Ma Morphy mica è uno scarsone come noi. Lui non, questa non la deve giocare, perché se gioca questa ha ottenuto il vantaggio che c'è il pedone passato, ma ha perso il segreto della posizione, che è quella di giocare con la torre su tutti e due i lati. Lui deve aprire, non deve chiudere. E quindi qua guardate Morphy come gioca. Apre, guardate come si intravedono le due debolezze che lui non riuscirà a difendere. Vediamo la fatica immane che il nero cercherà di fare per difendere le due debolezze. E intanto noi abbiamo il pedone passato qui. E le due debolezze qui sta giocando come Karpov, il bambino di 12-13 anni. Vedete, il nero o sceglie di difendere H5 o sceglie di difendere H6, non ce la fa. Guardate. E mo l'obiettivo è raggiunto. Morphy in poche mosse ha distrutto strategicamente, e adesso abbiamo anche il pedone A che viaggia, lo ha distrutto strategicamente, giocando esattamente, addirittura un terzo pedone, che vedete? Tre pedoni liberi, e ha giocato sulle debolezze dei due pedoni. Cioè, è stato una perfezione assoluta. Morphy bambino. La partita poi va così, vedete come sono zompati tutti i pedoni del nero, come i bussolotti. Voi vedete i pedoni, c'avete pure la lucetta accesa, li vedete i pedoni? No, sono finiti. Morphy ha giocato esattamente, vedete, guardate come gioca, un po' di qua, un po' di là. Allora ricordatevi questa cosa, la partita poi finisce così, ricordatevi questa cosa, perché questa cosa è molto utile, questa che ci ha insegnato Morphy. Cercate di giocare a seconda dei pezzi che avete. Se voi avete una torre, aprite. Se voi avete una torre contro l'alfiere, aprite. Se voi avete una torre contro il cavallo, aprite ancora di più. E soprattutto conservate i pedoni su ambedue i lati della scacchiera, perché vi deve servire a fare questo tipo di operazione. Va bene, allora, queste, ecco, perciò io sono ammirato dalle partite di Morphy, perché se noi ci rendiamo conto che questo giocatore è praticamente, si è creato da solo, è nato da solo, e si è formato da solo. Non possiamo non essere impressionati da quello che è riuscito a fare. Adesso, quindi, voglio un attimo fare una pausa scacchistica,
Nel senso che torniamo un attimo a riprendere la storia del nostro campione per apprezzare un po' quello che ha fatto. Allora, lui qui che cosa aveva fatto? Abbiamo detto prima, lo avevamo lasciato che stava facendo il liceo e che papà gli ha detto: senti, tu devi studiare, quindi scacchi, basta, perché devi fare i compiti. E quindi quello si è messo a studiare prendendo voti pazzeschi, voti fantastici, eccetera, eccetera. Dopodiché va però, che succede? Che va, a un certo punto si laurea, è laureato e quindi è pronto per fare l'avvocato. Finalmente, ah, come Domenico Zebellini, è prontissimo, dice io, mo mi metto a fare l'avvocato. E quelli dicono, senti, ma che te fai l'avvocato? C'hai 20 anni, non si può fare l'avvocato a 20 anni, devi aspettare. Ma io mi sono laureato troppo veloce, non c'è niente da fare, aspetti. Allora lui sta là e dice: ma che cavolo faccio? Aspetta, l'orto l'ho già fatto, non sa proprio che potrei giocare a scacchi. Che idea geniale! E quindi si è messo là, ha detto: mo sai che c'è? Adesso mi prendo un anno sabbatico e mo gioco a scacchi, visto che questi non mi fanno andare. E allora praticamente, Domenico, ti ricorda qualcuno, eh? Allora, praticamente che succede? Che questo se ne va a fare un viaggio. Dice: adesso io ho tempo, ragazzi, ho studiato, ho preso tutti i 10 e lode e quello che era, mo me mandate. Era minorenne e allora praticamente non lo volevano mandare in giro. Anzitutto, lui stava a New Orleans nel 1957, come vedete qui dalla foto, quindi i più arguti capiranno che è riuscito ad andare. È andato a un mega torneo, a un torneo strepitoso che è stato il campionato americano del 1950, 1857. Non lo volevano far andare. No, ma questo soprattutto in Europa, perché prima è andato qua, poi anche in Europa. Vi racconto quello che è successo, si sono messi a discutere e il papà diceva di sì, o la nonna, non mi ricordo più, litigavano tutti. A un certo punto è intervenuto persino il circolo e l'ha chiamato, ha detto, l'ha chiamato sul cellulare, il papà era la mamma di Morfi, oppure mi sa che gli ha mandato un WhatsApp e ha detto: ragazzi, senti, questo è fortissimo, come facciamo a non mandarli in Europa? Dobbiamo andare, guarda, ve lo paghiamo, noi vi paghiamo le spese, tutte le spese di viaggio pagate. Incredibilmente questo ha detto: oh, ma te lo scordi? Cioè, tu pensi che io possa fare il professionista? Cioè, pensi che io possa figurare come un professionista di scacchi? Giammai vado a spese mie. E se è andato a spese sue. Non so perché questa cosa del professionista, magari fra un paio di minuti ve lo dico, così vi tengo sulla suspense. E questo va in Europa. Allora, se ne va in Europa, e no, scusa, scusa, prima di andare in Europa gioca questo campionato bellissimo a New York. E guardiamo qui i risultati per quelli che ci vedono bene, perché ve l'ho messo tutto in piccolino. Praticamente qui c'erano match da 3 partite. Murphy gioca il primo turno 3-0, gioca il secondo turno 3-0. Sì, funzionava che chi vinceva 3 partite passava al turno successivo, tipo mini tennis, no? Poi ah, e che poi tra l'altro già si subodorava che Murphy fosse fortissimo e quindi lo hanno messo in sostanza testa di serie, perché vedete, hanno fatto apposta a mettere lui da una parte e Paulsen dall'altra. Oh, nota di colore, ho detto Paulsen, non ho detto Paulsen, non mi dite la difesa Paulsen della siciliana, perché Paulsen è tedesco, quindi Paulsen non c'entra un fico secco, quindi diciamo Paulsen. Ok. Per un attimo pensavo che l'albergo dove avevano giocato il First American Chess Congress fosse a 15 minuti da casa di Matt Carl, invece non era quello. Fa bellissima questa cosa. Allora, poi vince con 3 partite e una patta contro questo in semifinale, e poi arriva con Paulsen a giocare la finale e lo distrugge perché vince 5 partite. E ne perde una sola e fa 2 pareggi. Dopodiché, questa è la foto di questa match finale contro Paulsen. Io penso che spero che stessero analizzando, perché con tutta questa gente attorno non è che è molto facile giocare. Comunque, vabbè, dopodiché, che succede? Va finalmente in Europa. Arriva in Europa. In Europa! Anzitutto, voi sapete che bello per un americano andare in Europa. È una cosa proprio nel vecchio continente. E allora gioca di nuovo contro Lowenthal,
Che, e vedete qui il match lo distrugge abbastanza, no? Quindi gioca di nuovo contro Lowenthal. Poi gioca. Ah, innanzitutto, e tutto questo stava lui, stava in Europa. Ma perché era andato in Europa? Scusate se non sapete questo antefatto. Lui era andato in Europa perché erano praticamente mesi e mesi che si scrivevano con Stanton e diceva: senti, Stanton, tu sei più forte di tutti, io te devo giocare con te. Per favore, fammi giocare con te. E quello sì, adesso non posso, sì, però guarda, no, stai troppo lontano, no, guarda, non posso venire, io sono occupatissimo. Lui, Stanton era, vi ricordo che Stanton ha scritto un libro molto importante sugli scacchi, era una specie di manuale degli scacchi, quindi Murphy lo voleva assolutamente sfidare. E Stanton però cominciava a dire, mi sa che questo è pericoloso, e si inventava un po' di scusette. Voleva sfidare Stanton, infatti, per quello, come dice Zibellini, che è amante della storia, vedi, e qui non ci ha mai giocato contro. Dice Dimitrios, ma è strano, è andato in Europa apposta? Scusa, eh? Cioè, quello ha detto: posso venire in Europa che giochiamo insieme? Eh sì, vieni, vieni perché giochiamo, vieni, vieni. Lui va in Europa. Pensate che poi va in Europa per fare un torneo. È arrivato prima, non mi ricordo se è questo a New York. Mi sono un po' intrecciate le informazioni. Allora, Londra gioca contro Lowenthal, poi gioca contro. Queste sono altre due foto, non è la stessa foto, ma sono altre, quindi io ve le faccio vedere diverse posizioni della scacchiera. E poi gioca contro Hurwitz. Qui un episodio molto simpatico perché Hurwitz gioca la prima partita, ta-da! E lo batte, gioca la seconda partita, ta-da! E comincia a fare il gradasso. E dire, ma insomma, questo Morphy state a fare tanto i fighi, ma mi sembra che sia proprio inconsistente. Io gli ho dato 2-0, ma stavo pure a pensare ad altro così. Insomma, Morphy si è girato proprio perché Hurwitz, o come si pronuncia lui, faceva veramente il fanatico. Si è proprio arrabbiato. A un certo punto, a fine della seconda partita, ha detto: guarda un po' se questo non vince più un'altra partita. E guarda che sta affilata gli ha dato. Una sveglia totale. Dopodiché c'era questo Stanton pazzesco che non gli dava mai. E no, niente, Stanton se le inventate tutte, ma niente da fare. Non riusciva a. Ah, no, no, scusate, c'è cioè prima Andersen, famosissimo ancora, più forte di tutti a Parigi. Poi vi faccio vedere una partita a fine episodio, vi faccio vedere la partita contro Andersen. Vedete che giocano proprio nel periodo di Natale a Parigi, il 1858. Anche qua Andersen vince la prima e poi prende una serie di pizze e qua si narra che Andersen fosse una persona molto gradevole, che stava là e lui perdeva e diceva: e che devo fare? Se ne mettiamo là tranquillo allegro e ricominciamo un'altra partita, però insomma. E dopodiché c'era questo invece, contrariamente a Andersen, c'era questo famoso Stanton, che invece era il signore super inarrivabile. Oh, Stanton, non c'è stato niente da fare. Stanton praticamente se le ha inventate tutte e l'enciclopedia di cui qui ho riportato una pagina ha evidenziato le problematiche che incontravano i circoli nell'organizzare il match fra di loro, e in realtà è stata, cioè, tra l'altro, considerate che questa cosa questa battutina sul fatto che lui è andato a New Orleans, veramente, cioè, prima gli ha detto: no, io non posso venire a New Orleans, sono troppo occupato perché devo fare la traduzione di Shakespeare, me l'hanno chiesta, non gioco da un po', poi non mi devo rivedere l'apertura, sul serio così, questo è proprio quello che è il riassuntino della storia tra il povero Morphy e Stanton. E c'è qualcuno che adesso, questa è una cosa un po' triste anche, perché Morphy non ha fatto una bella fine quando è tornato a casa. C'è qualcuno che dice che questa cosa di non essere riuscito a giocare, cioè qualcuno, gli storici, che questa cosa di non essere riuscito a giocare contro Stanton gli ha provocato un imbarazzo. Lui non era così felice, e quindi, perché Morphy, guardate, purtroppo è impazzito, e questa cosa adesso potrà preoccupare i genitori di quelli che stanno facendo, che stanno portando i ragazzi giovani qui a seguire questo corso, perché effettivamente, se voi guardate l'elenco delle lezioni che cioè, ho detto lezioni, degli episodi che faremo, i primi 3 su 4 sono impazziti. Vi faccio vedere, questa è il Chess Matrix con l'elenco. Vedete, i primi 3, anzi, vi faccio vedere direttamente questa qua. I primi tre sono impazziti. Morphy, scusa, no, non i primi 3, Morphy, Stannis e Finsbury, 3 dei primi 4.
E questa è una cosa effettivamente particolare. Poi se ne è parlato, ne parleremo quando parleremo di Lasker, che ha detto: ragazzi, no, ve lo scordate, non è che noi siamo impazziti per gli scacchi. Cioè, Lasker poi, tra l'altro, era un matematico, era un super uomo. Quindi, però purtroppo Murphy è impazzito. Qualcuno dice che ha sofferto anche molto per questa cosa qui. Forse ha sofferto anche per altre cose. Ma per esempio, prima. Lui torna, che cosa succede? Torna dall'America, vincitore, tra l'altro vi faccio vedere qui, praticamente ha smesso subito, torna dall'America lo vediamo anche qua, forse per quelli pochi che non... Vedete che è un po' piccolino, però vedete Morphy com'è tutto blu, praticamente ha dominato completamente, questo è Chessmetrics, poi ne parleremo un po' meglio, è un sito che ha riprogrammato tutti i punteggi Elo nel tempo, eccetera, no? Quindi è stato irraggiungibile, dopodiché ha praticamente smesso. Ha smesso, è tornato, ha aperto uno studio legale, ha detto: vabbè, dai, mo mi sono tolto lo sfizio, ho battuto tutto il mondo, posso fare l'avvocato, torno, apro lo studio legale, però insomma in realtà non era un... cioè no, chi lo prendeva? Perché c'è questa cosa nella società di oggi, che quelli che fanno gli scacchisti, poi dice: faccio l'avvocato, no, ma te che fai l'avvocato, ma fai lo scacchista, io non mi fido. Secondo me sei uno scacchista. E quello addirittura è successo, sono cose molto tristi questo. È successo questo, ha chiesto persino in moglie, una famosa donzella, una fanciulletta, e ha chiesto in moglie, e quella ha detto: no, io, guarda, mi pare che tu sei uno scacchista, quindi non c'è niente da fare. Io, un avvocato serio, ben avviato, con uno studio legale, o come diceva Totò che si deve prendere una laurea, io me lo sposo. Lo scacchista non me lo sposo. Quindi... mi dispiace, ma quello ci ha provato e è andata così. Molto, molto triste questa cosa. Vedi che William anche mi dice che venivano visti come giocatori d'azzardo. Questa, infatti, è triste questa cosa all'epoca. Ed è per questo è il motivo per cui prima Murphy aveva rifiutato il finanziamento, la famiglia Murphy aveva sdegnosamente rifiutato il finanziamento da parte del circolo. Perché non voleva fare la figura del professionista. Eppure, andando in Europa, e attenzione, perché guardate che questo, quando è andato in Europa, è tornato a New Orleans, ma che altro che... Tanto vi faccio vedere. Ecco, questa è la sua scacchiera, la scacchiera di Murphy. È tornato in Europa e vi voglio dire anche che altro che Fischer. Erano entusiasti, erano completamente deliziati da Morfi, e sono impazziti, la maglietta, i sigari di Morfi, eccetera, 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 eccetera. Io però a questo punto vorrei precisare che questo forse la federazione ve l'ha già detto, perché c'è questo importante passo che dovete fare, perché sto pensando a questo, perché in realtà, noi abbiamo, secondo me, tra Murphy, Fischer e oggi c'è l'altro passo che è stato fatto incredibile, che è quello che, della trasmissione che è stata fatta su Bet e sugli scacchi, no? Della serie televisiva. Quella è stata una cosa veramente incredibile e effettivamente sta smuovendo il mondo. Tra l'altro, appunto, vi devo dire, io qua, Belly Chess, vai Belly Chess, qua vi metto il link YouTube in cui voi dovrete necessariamente andare a vedere la mia serata con Luca Scitai sulla regina degli scacchi, perché se no c'è Martorelli che vi chiamerà domenica prossima, vi farà il test, non sarete ammessi a vedere la prossima puntata se non avete visto questa trasmissione con Luca. Allora, va bene, a parte queste cosette, qui c'è appunto il Chessmetrics di Morphy, guardate che cos'è. Però purtroppo soltanto 2 o 3 anni, dopodiché è sparito. È completamente sparito. Allora, vediamoci però, adesso che qualche chiacchierina l'abbiamo fatta, vediamoci un'altra cosa. Io vi voglio
fare ancora il punto su una cosa, perché così voi siete ancora più convinti che questo metodo di studio possa avere una certa efficacia. Allora, perché dobbiamo studiare gli scacchi in un certo modo, cioè in un certo ordine logico? Dobbiamo studiare gli scacchi in un certo ordine logico perché in questo modo impariamo molto di più. Allora, io voglio far vedere adesso una cosa. Va bene. Allora, vi faccio vedere una serie di partite in cui vi mostro un piano. Io, per esempio, e addirittura, siccome sono molto fanatico e quindi assolutamente ci tengo in maniera proprio irrefrenabile a far vedere anche le partite mie, cosa che non è vera, non la faccio vedere mai, però praticamente qua mi è molto utile e vorrei farvi vedere questa cosa qua. Allora, questa è una mia partita che ho giocato a Bruges nel 2017. Vediamo un po' come gioco io, perché io sono chiaramente l'estro di Morphy è nulla rispetto a me, no? Anzitutto vi dico una cosa molto simpatica e curiosa, e se siete ancora più curiosi, vi dovete andare a vedere la trasmissione che ho fatto su Queen's Gambit, perché quella assolutamente ve la dovete andare a vedere. E questa posizione è la stessa identica variante, lì c'era un F3 invece che un cavallo F3, della partita che Kasparov ha scelto per la partita con Borgov, la partita finale con Borgov, va bene? Quindi, in ordine cronologico, sì, adesso poi, dunque, poi vediamo le partite che, tra l'altro, sono tutte registrate qui, quindi adesso lo decidiamo, perché con tutte queste informazioni, darvi le partite quando manca tutto il resto, non lo so se ha senso. Comunque, poi lo vediamo, a fine corso lo vediamo. Comunque, allora, io qui ho il nero. E io sono proprio di un estro incredibile e mi sono inventato un piano pazzesco e vi dimostro che appunto non c'è alcun bisogno di studiare gli scacchi in ordine cronologico, nel senso che quando il piano nasce, vedere come si sviluppa, vedere qual è il contorno del piano. Qua siamo nel 2017, quindi io gioco e gioco la mossa bellissima, Re H8, mamma mia quanto sono forte, mi sono inventato un piano alla scacchiera. Lui gioca a Rocco e io gioco Re G8. Allora, anzitutto qua vi do un'altra pillolina. Questa è una cosa molto importante. I più esperti la riconoscono subito, i meno esperti no. Qui c'è un importante punto di contatto. Questo qui è un punto di contatto che serve a scardinare l'arrocco avversario. Quando voi vedete questa cosa, è un segnale d'attacco. No, ma veramente vuoi girare? No, no, ma dai, guarda, non. Io te lo posso pure girare, ma poi dopo c'è qualcuno perché c'è sempre una discussione. A me piace molto girare e invece c'è chi dice che vuole vedere sempre la stessa. Comunque giriamo, dai, io faccio sempre quello che voi volete. Allora, questo è un punto d'attacco. Quindi vedete che qui in nero, praticamente, e io completamente inventando questa variante, gioco a Rocco e lui non sarebbe mai aspettato Re H8. Diciamo, che fa Re H8? Ovviamente Re H8 può servire anche a fare F5, no? Mi tolgo comunque dalla diagonale, quindi può servire, vabbè. Dopodiché faccio anche Torre G8 e qui si capisce il piano super geniale che avevo completamente inventato sulla scacchiera. Vediamo un pochettino. Qui vi do la partita, ve la faccio vedere soltanto a tratti perché mi fermo dove ci sono i punti importanti che vi possono dare un messaggio chiave. Per esempio, io qua ero proprio distratto. Ma come? Ma prima sto a giocare da una parte, poi dall'altra, non so che devo fare. Non si gioca così, dovete decidere. Andate da una parte a scacchiera e mi date là. È vero, una bugia. Questo è un altro dei segreti degli scacchi. Guardate che bello, il nero sta giocando su tutta la scacchiera, sta giocando sul lato di re e sta giocando sulla donna, perché se l'avversario deve prima un po' parare di là, perché vedete, se io torno indietro, qui quando io ho giocato torre G8, lui ha detto, oh, ma questo mi arriva con G5, G4, attenzione, poi invece io ho giocato, vedi, lui mette i pezzi per difendere la Rocco, io invece gioco dall'altra parte. Vedi, una mossa di qua, una mossa di là. Vi posso raccontare che io mi ricordo ancora quando per la prima volta ho
un giocatore professionista mi disse questo segreto ed era Fernando Braga nell'anno non so quale, forse 1830, 1840, al torneo di Albadriatica, mi pare. E lui mi spiegò: "No, ma tu devi giocare su tutta la scacchiera. E guardate il nero come gioca su tutta la scacchiera." Adesso questa è una pillolina emarginata dal resto, adesso vediamo questo piano. Qui questo è un errore. Non puoi lasciarmi questa casa. Assomiglia un po' a quando il pedone non c'è più, no? Non puoi. Appena mi lasci questa casa, io vado. Allora, vediamo un po', adesso questa non ve la commento, è stata una partita molto bella, molto molto bella. Guardate che casino che succede. Tra l'altro qui c'è una variante, la faccio vedere a più esperti velocemente. Qui nero si poteva disinteressare perché c'era del pedone a 6. Io non ho analizzato fino a qui, nel senso che non mi sono fidato e ho ripreso il pedone. Questo però vi dà una dimostrazione di come, quando per esempio nell'est indiana voi attaccate, potete notoriamente anche addirittura sacrificare la torre, che normalmente il cavallo in b5 magari si mangia la torre in 8, voi la lasciate là e gli andate d'ammatto dall'altra parte. La stessa cosa più o meno avrei potuto fare io. Qua si va avanti così e io, e poi sfondo completamente. Vedete, qui io sono arrivato al massimo. Più di così i pezzi non possono dare energia. È un po' simile a quello che abbiamo visto prima. Lui praticamente ha due pezzi a difesa del re. Forse arriva anche il cavallo. E io ce n'ho quattro. Quindi io uno lo sacrifico. Perché comunque, guardate che bella mossa che c'è adesso. Donna H3, mossa deliziosa. Qui lui, vado un po' veloce, avrebbe potuto erigere una fortezza in questo modo che forse mi avrebbe dato molte difficoltà. In realtà gioca un'altra mossa che è cavallo G5, che è l'unica difesa che ha visto per tornare con la torre. La partita finisce in questo modo molto, molto carino e quindi ve la faccio vedere come narrativa soltanto. Guardate quanto è bella. Torre completamente chiusa. E poi si arriva fino a qua e si chiude completamente, cementata la torre. E mo che si fa? Cioè il nero ha migliorato tutto. Allora la situazione è divertentissima questa perché il nero ha questo piano. Guardate quanto è delizioso, lui non si può più muovere. E quindi io in un momento di autoesaltazione vi faccio vedere questo piano che ho giocato senza che lui poi ha preso addirittura matto perché non si poteva muovere. E soprattutto io ero molto contento perché mi ero inventato questo piano fantastico sull'attacco sulla colonna G. Ero molto molto contento. Allora, aspettate che qua vi devo reinserire le foto di Morphy perché altrimenti non c'ha senso. Quindi molto soddisfatto per aver inventato questo piano. Proprio assolutamente. Però guardate un po' qua. Questa invece è una partita precedente, del secolo scorso, siamo nel 1996, è il secolo scorso. E guardate un po' qui che fa il nero. Guardate le similitudini. Grazie Matt Carla, grazie a tutti ragazzi, è stato carino quella vittoria. Tra l'altro quello è un giocatore con un elo bassissimo, ma è un ragazzino, era un diavolo, cioè mi ha fatto sudare tantissimo. Quella è una partita Bruges, è una delle cittadine più belle d'Europa. Allora, qua però c'era, adesso sto facendo un po' una brutta figura. Avevo appena detto, mi ero inventato un piano. Guardate questa partita che era stata giocata 20 anni prima. F3. Ma F3 vi ricorda qualcosa che assomiglia a H3 o no? Guardate un po' cosa gioca il nero, che è un famoso americano. Guardate un po' che gioca. È lo stesso identico piano. Cioè, vedete perché non bisogna studiare le aperture, bisogna capire i concetti. Questo è un piano che io oggi ho deciso di illustrarvi, perché vi racconterò poi il perché, che vedete, io avevo già avuto delle nozioni che mi avvicinavano a queste idee. Qui il nero ha anche un vantaggio che deve sgretolare questa catena di pedoni e quindi vuole giocare questo piano. Vedete, è praticamente molto simile al mio. Allora, tra l'altro la teoria moderna ci ricorda che l'alfiere in C7 è ancora più forte perché attacca, questo è abbastanza evidente. Guardiamo come va il piano e alfiere
alfiere d4, questa è una contropartita. Quando avete il re qui, c'è un problema perché avete il re qui. La partita va così e il bianco ha riconosciuto la chiave, ha detto: senti, qua io mi sa che mi devo guardare bene la g4, perché sennò è la fine. Vedete ancora g4 come potente, tutto ruota su questo piano qui, torre c1, l'alfiere per proteggersi dall'altro, eccetera. Il bianco dice: senti, forse non hai capito, molto lo spiego io. Allora, là non ci passi, è inutile, puoi fare quello che ti pare, là non ci passi, ci ho messo tutti i pezzi, mo ci metto pure un cavallo in f2, quasi quasi, così non ci passi. Allora, a questo punto, questo è, quindi, anche qua, vedete? Guardate, l'altra cosa che vi ho detto oggi, appena l'avversario muove un pedone, questo adesso è difeso, c'è il buco, andateci subito. Il colpo d'occhio subito lì, questa ve la farò vedere in ogni lezione, attenzione, che voi potrete pensare, ogni tanto io ripeterò dei concetti e voi direte: ma questo è rimbambito, ci ripete una cosa che già ci ha detto, potrebbe sembrare così, sicuramente è così, ma è anche un metodo di insegnamento, cioè se io ogni tanto torno su dei concetti che vi ho detto magari un mese prima, voi ve lo ricordate molto meglio, quindi vedrete che alla fine di questo percorso voi a memoria avrete un colpo d'occhio che vi porta il pezzo sulla casa giocata, perché lo saprete a memoria. Allora, la partita adesso ci interessa di meno, io vi voglio solo far vedere questo piano, è chiaro che se il nero deve... si è intruppato con i suoi pezzi, non è riuscito a risolvere questo suo piano, il bianco quindi ha riportato la posizione sotto controllo, caccia l'ultimo cavallo e quindi adesso non è più, diciamo, a rischio, toglie il re dall'ultima perché vuole girare sull'H, adesso non ci interessa più, io vi ho fatto vedere il piano, quindi vi ho dimostrato quanto è importante conoscere la strategia nel tempo, studiare i nostri predecessori. Qui De Firmian mi aveva anticipato di 20 anni e quindi De Firmian, grande americano, ha inventato questo sistema e quindi lui, che è un americano, ha inventato questo sistema sicuramente. Ha! Trucchetto meraviglioso, e vi giro pure la scacchiera, non è lui l'americano che ha inventato questo sistema, ma guardate qua, questo signore che si chiama Fisker Robert James, mi pare che si pronunci così, non sono sicuro, guardate un po' cosa fa nel 1970, quindi quanti anni sono? Quasi 50 anni prima che io giochi quella variante, guardate Fisher cosa fa. Sì, l'avamposto poi, ripetita Juvent, va bene, re H1, guardate, questo è il piano che ho giocato io nel 2017, che ha giocato De Firmian, americano, che segue Fischer, il precursore, è Fischer il precursore, guarda che fa, e guardate che qui, anche qui, c'è il punto di contatto, ma guardate che se questo piano non lo conoscete, qui non giocate re H1 e torre G1, ma giocando in questo modo, perché Fischer capisce che deve aprire questo alfiere e con questa struttura deve aprire con le spinte, ma le spinte necessitano di mettere le torri dietro, perché le spinte senza torri dietro non servono a niente, va bene? Questa era una pillolina, fate conto che l'abbia messa. Dunque, vediamo un po' come va questa partita di Fischer, anche questa ce la vediamo velocemente solo per capire il piano, ma Fischer porta avanti il piano alla perfezione, vedete? Addirittura raddoppia le torri. E poi, quando è pronto, e qui fa un'altra cosa che è importante perché ha tutti questi pezzi contro il re, quindi sa che lui è pronto, avendone tanti contro il re, può aggredire, può potenzialmente sacrificare. Chiaramente questo non è un pezzo catturabile perché rimane una mostruosa pressione sulla colonna G. Quindi il bianco gioca in questo modo, la partita è deliziosa, però noi non abbiamo tempo di vederla, a noi interessa seguire lo sviluppo strategico. Guardate, questo è il coronamento dello sviluppo, dell'idea strategica del bianco. Guardate che delizia! Il bianco ha fatto quello che ha voluto. Vedete? Addirittura inchiodature sia sulla G che curva, è bellissimo. Guardate, e qui si apre. Adesso non abbiamo il tempo. Guardate cosa ha fatto il bianco. Ve la lascio un attimo per guardarla. Sì, infatti vedi Matt Carr, perché nonostante Ulf Andersson fosse una roccia, una muraglia, Fischer lo ha sgretolato con questo sistema.
quindi è stato lui a, possiamo dire, no? A inventare questa manovra. E quindi avete visto una manovra nel 1970 inventata da Fisher, quanto è stata utile. Ora, voi capite che studiando la storia dall'inizio, cioè studiando questa manovra, è lui che l'ha inventata, nel tempo si vedono gli aggiustamenti. Per esempio, guardate, vi torno un secondo indietro. Vi ricordate che vi ho detto prima che oggi si è scoperto, anche qua voi che siete sveglissimi avete raddoppiato la vostra cultura, questa è una posizione a colori inversi. Prima io vi ho detto che l'alfiere, questo che sta in C2, sarebbe molto più forte se stesse, prima stava in E7 e non C7. Adesso noi nel 2020, questo lo sappiamo, in quel tipo di posizione, un riccio, noi sappiamo che ci conviene portare l'alfiere in C7. Ma se facciamo un certo tipo di percorso lo sappiamo, se non lo facciamo invece non lo sappiamo. E quindi qua abbiamo scoperto che il creatore di questo piano non era stato Marzano nel 2017 e manco quell'altro lì nel 2000, quello che era, 90, e neanche chi era? De Vilmiam, ma era stato Fischer. E quindi, ma figuratevi se io oggi in una lezione di Morphy vi dico che il precursore è stato Fischer. Il precursore è sempre Morphy. Allora, vediamo qua un'altra partita. Questa è la partita, per tornare un attimo alla storia, questa è la partita contro Paulsen. Voi avete visto prima il diagramma. Guardiamo adesso un attimo questa partita. C5. Questa è un'altra cosa, non c'entra niente con quella di prima, col piano di prima, no? Anzitutto qua vi voglio far notare una cosa. Dunque, Morphy è il bianco. Adesso qui tutti sappiamo sempre che c'è una regola fondamentale che è sviluppare un pezzo in una casa e tenerlo lì. L'alfiere sta molto bene qua, no? Guardate quanto è bello questo alfiere che domina completamente tutte queste case. L'abbiamo messo lì. Collocato lì un tempo di sviluppo, adesso donna di 2 arrocco lungo oppure alfiere 2 arrocco corto, non si sa. E quindi, ok, guardate Morphy come era moderno. Questa regola è la regola fondamentale degli scacchi, se lo è per noi, pensate 200 anni fa. Morphy prende il pezzo che è già fuori e gioca per una cosa che non esisteva al tempo, che si chiama profilassi. Profilassi. Qui il nero gioca una mossa sbagliatissima, gioca a rocco e si becca alfiere D6. Questa è l'idea della profilassi che non c'era. Stiamo parlando di un mondo nel quale si tiravano i pezzi, ti tira un pezzo in fronte. Lui gioca sulla profilassi e lo schiaccia. Guarda, guarda come lo ha chiuso. Ma riflettiamoci ancora un secondo, perché noi qua tutti giocheremo D5, ma noi siamo giocatori del 2020. Perché Paulsen non ha giocato D5? Perché lui non aveva l'idea della profilassi e quindi ha detto: figurati se quello mi fa alfiere D6, perde due tempi. Io reagisco in un altro modo, reagisco così. Sì, io ti chiudo tutto. Quindi vedete la differenza spiccatissima che c'era tra Morphy e gli altri. Vediamo la partita come va. Qui F4 sarebbe stata decisiva, consente un pochettino di reazione con F4, però questa cosa non la possono fare a noi che abbiamo già seguito quasi le prime 2 ore di questo appuntamento, perché il nostro occhio va già là, noi sappiamo che dobbiamo andare là e prima o poi ci metteremo un bel pezzo per transitare. Zacchete, ce lo mettiamo subito. Qui Morphy fa veramente un errore incomprensibile. Cioè, lo sappiamo che i tempi sono fondamentali. Lui gioca alfiere G5, lui fa G6 e torna indietro. Errore gravissimo. Allora, ovviamente lo sto dicendo a chi è digiuno. L'alfiere ha fatto un compito, ha svolto un compito nella vita. Questo compito nella vita è stato quello di aver provocato un buco. Ha semplicemente provocato un buco.
ha provocato un buco e questo è questa è una cosa chiaramente utile, cioè lui ha svolto un compito, ha detto tu perdi un tempo, ha speso due tempi per provocare il buco. Questa è una cosa che comunque vi deve far leggere la posizione in maniera diversa, no? Allora arrivo, andiamo sempre veloci e a un certo punto qua vi voglio far vedere questo. Allora, qui Morphy era talmente forte, ma talmente forte. No, aspetta, dov'è il buco? Aspetta, 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 aspetta. Come dov'è il buco? Allora, qua noi facciamo alfiere G5, disturbiamo la torre, il nero fa G6. Ecco il buco, ci ho messo pure il cosetto rosso. Questo è un buco perché il nero non potrà mai più mettere un pedone qua. Considerate che io uso questo gergo, cioè dico buco, che sembra un gergo piuttosto, diciamo, scomodo, piuttosto superficiale, ma in realtà questo è un gergo che è stato creato addirittura da Steinitz. È Steinitz che parlerà di buchi. E quindi vi sto semplicemente facendo vedere qual è l'idea di Steinitz di cui parleremo nella prossima puntata. Quindi il buco l'abbiamo chiarito. Qual è? Vediamo, andiamo avanti. Allora, qua stavamo dicendo che Morphy è talmente talmente forte che era riuscito addirittura nel 1857 a studiare l'idea di Fischer. E indovinate un po', come ha fatto? Non si sa, è andato avanti 100 anni e gioca a torre G1. Allora, dove andiamo? Ecco chi l'ha inventato questo piano che io dopo 200 anni ho utilizzato per vincere la partita a Bruges. L'ha inventata Morphy. Morphy. Sì, vedi Dario, io e Dario abbiamo fatto il workshop con la Polgar e con Lexi e con Pierluigi. E quindi lui sta ricordando anche un po' i concetti della Polgar e vedi che anche la Polgar, perché quando loro sono così forti, ma sanno tutto, ma sono passati attraverso un percorso. Cioè, se voi, per esempio, questo piano e magari altri piani che io vi esporrò durante queste 8 puntate, se voi li leggete nell'ordine, sono tutti quanti più lineari, più chiari. Morphy qui praticamente, considerate che qua non esiste questo piano, siamo nel 1857, ma non esisteva proprio. Attaccavano tutti al centro. Ma non si è mai visto uno fa torre re H1, che qui già c'era, torre G1 e poi spinge il pedone. E invece lui gioca questo piano. Poi ovviamente un'altra cosa, bisogna sempre essere elastici, eh? Cioè, come abbiamo visto nella partita di prima, una di quelle di prima e minore, non quella di Fischer che è riuscito egregiamente a portare il suo piano a termine. Voi, questa è un'altra cosa che, guardate, su questo possiamo anche soffermarci un attimo perché vi confesso che è una cosa molto molto difficile, cioè sembra molto molto facile, ma è molto molto difficile. Allora, perché fa parte delle nostre abitudini mentali. Una delle cose importanti negli scacchi è essere elastici. Allora vi ho fatto vedere io prima la partita in cui ho giocato sul lato di re e sul lato di donna, facendo una mossetta di qua e una mossetta di là. Ma soprattutto, quando vi ho fatto vedere la partita, anzi ve la faccio anche rivedere un attimo, quando io vi ho fatto vedere la partita di prima, che è questa qua, aspetta, aspetta, che adesso arrivo, così ve la mostro senza parlare al buio. Allora, vedete che questa partita qua, il bianco gioca, scusate, il nero gioca così, ma poi non è riuscito a fare quello che voleva. Vedete che non c'è riuscito. È dovuto tornare sui suoi passi. Vedete, ha rimesso la fila di là, è tornato addirittura con la torre qui. Allora, la cosa importante è l'elasticità, perché Fischer, che è questo qui, è riuscito a fare quello che voleva.
Però se voi non ci riuscite, dovete essere sempre elastici, dovete fare quello che la posizione richiede. Questa cosa è meno facile di quello che sembra. Comunque, tornando a questa posizione che è quella di Morphy, e quindi fatemi togliere la pillolina così vi potete anche rilassare, adesso mi acchiariamo in senso così generale. Qui che cosa succede? No, Morphy poi non attua più il piano che lui aveva preventivato, perché riesce, vedete qua c'è una serie di tatticismi, vedete le due donne in presa, Morphy non ha bisogno di giocare il suo piano perché guadagna un pezzo in questo modo. Ma la cosa importante è aver capito che lui aveva, poi la partita non ve la sto più commentando perché è chiaro che è devastato il nero, cioè prende praticamente matto qui. Quindi, perfetto, abbiamo visto questa cosa e adesso, prima di farvi vedere l'ultima partita però, quindi spero che questo raccontino sulle partite vi abbia mostrato una cosa, vi abbia mostrato che è importante studiare la storia nell'ordine, è importante studiare la strategia nell'ordine in cui è stata ideata e è stata creata, perché in questo modo noi abbiamo una maggiore consapevolezza di quello che sta succedendo sulla scacchiera. Per adesso vi vorrei fare un piccolo excursus, così ci riposiamo anche un attimo prima di vedere velocemente l'ultima partita. Vi faccio vedere, vi avevo raccontato che avrei parlato un attimo, anzi vi metto anche l'ultima di partita, così vediamo un po', siamo pronti per l'ultima, che è questa qua, Morphy Andersen del 1858 a Parigi. Però vi volevo parlare un attimo di questa cosa, perché vi ho anticipato prima che questo libro che voi vedete è il libro più, secondo me, uno dei libri più importanti nella storia degli scacchi. Allora, questo libro, scritto da Benjamin Franklin, ricordo a chi ai più distratti che questo signore è uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, era un giornalista, un pubblicista, è quello che ha inventato il parafulmine. Quindi ha inventato anche un sacco di altre cose. Questo è uno di quelli che giocava nel caffè della Regenza, no? Capito? Pensate che tra l'altro a quell'epoca, abbiamo detto, come professionisti denigravano, diciamo, gli scacchi, no? Perché lui racconta che praticamente giocava a scacchi con un suo amico, però questo diceva, dai, giochiamo sempre, e lui diceva, io non posso, devo studiare. Aveva studiato varie cose, fra cui la lingua, le varie lingue, ha imparato il francese, doveva studiare anche l'italiano. E allora si era messo a studiare l'italiano. Era talmente, talmente il padre degli USA, infatti, vedi, Zibellini, te l'ho detto che avresti gradito l'approccio taglio storico. E lui era talmente con le spalle, diciamo, coperte, diceva, ragazzi, io sono uno dei personaggi più importanti, sono un inventore, sono un pubblicista, un giornalista, un tipografo, un diplomatico, quello che vi pare, non è vi posso mettere pure a giocare a scacchi, eppure ha scritto un trattato sugli scacchi. Ma quando era un po' più giovane, studiava le lingue col suo amico, e quello voleva già sempre giocare a scacchi. Allora siamo messi d'accordo, se ne facciamo una cosa, giochiamo a scacchi, però chi perde praticamente si fa il compito di grammatica italiana, divertentissima questa cosa. E quindi ha detto, siccome eravamo due pipponi, praticamente perdiamo io un po' lui, ci siamo suddivisi il compito di studiare la lingua italiana, e quindi sono andati a studiare la lingua italiana. Adesso vi dico perché questo è il segreto. Qua il segreto degli scacchi c'è, cioè in questo Morals of Chess. Lui nel 1000 e quello che è 750 praticamente ha scoperto questa cosa, che adesso vi dirò, questa base per diventare fortissimi a scacchi. Ha scoperto, è lui che ha scoperto che gli scacchi sono come la vita. L'ha scoperto lui questo. E quindi lui ha detto, gli scacchi sono talmente importanti, infatti anche a livello educativo, e qua lo dico ai genitori, gli scacchi sono, anzi non lo dico, usiamo le parole di Benjamin Franklin, che è un personaggio importante, e lui dice, io ho scoperto e ci ha fatto un trattato che la partita è, anzi sapete che faccio? Vi metto persino sulla chat il link dal quale potete prendere questo. Eccolo qua, vi prendete il link di Benjamin Franklin, che è molto carino, perché è lui che cosa vi dice?
ve le riassumo un po' io, vi dice che ha scoperto che gli scacchi sono come la vita e vi dice che quindi sono utilissimi, possiamo imparare un sacco di cose perché impariamo la lungimiranza, la circospezione, l'attenzione. Lui dice: è un'altra cosa importante che impariamo dagli scacchi nella vita, ma anche negli scacchi. Qui stiamo facendo una lezione di scacchi, ma è uguale. Se fate per i bambini, per i genitori dei bambini, se il vostro figlio fa una mossa sbagliata, la fa anche nella vita. Gli scacchi a questo servono, a non fare mosse sbagliate, o comunque a pensarci prima di fare la mossa sbagliata. L'altra cosa che ci dice Benjamin Franklin è che è molto importante per la morale. Non la morale degli scacchi, come dice lui, per il morale, scusate, per il morale, è non lasciamoci scoraggiare dalle cattive apparenze. Questa è una cosa difficilissima, perché voi sapete che quando giochiamo e abbiamo una posizione inferiore, noi ci facciamo condizionare dalle cattive apparenze, non siamo contenti, sappiamo che stiamo perdendo, ma lui dice: rimanete calmi, date il massimo e tirerete fuori qualcosa, e questo lo farete sia negli scacchi che nella vita. Pertanto conclude lui, che ve lo andrete a leggere, conclude: le cose importanti sono il rispetto delle regole e soprattutto, e questa è la cosa fondamentale, e qua se non avete questa non potete giocare a scacchi. Non ve lo dico io, ma ve lo dice il fondatore degli Stati Uniti nel 1750. Quindi vedi Michele, bravo Michele. Michele, io vi devo dire che è un istruttore tra i migliori in Italia, e tra l'altro come persona lui è una persona sana, è una persona che aiuta tutti e che lavora per il bene degli scacchi, e quindi non ho mai visto una persona promulgare e promuovere eventi degli altri come Michele. Quindi grande Michele, fategli un applauso. Allora, e qua siamo in linea, perché e qui io mi rivolgo proprio a loro, Michele, c'è anche Daniele, ci sono molti istruttori, Sebastiano, anche Sebastiano che conferma le parole di Carlo, ma tutti lo conosciamo Michele. Però noi istruttori, per favore, leggiamoci non le varianti di Carlsen, leggiamoci Benjamin Franklin, perché lui dice: qua la cosa fondamentale per gli scacchi è l'onestà. In realtà va interpretata, che è molto divertente. Se vi leggo un pezzo, praticamente considerate che lì non c'erano gli orologi, no? Poi dice pure: dovete essere corretti, no? Cose che fanno un po' sorridere, perché lui dice: ricordo, non c'erano gli orologi. Murphy è impazzito perché i suoi avversari non muovevano più, quando giocava con Paulsen e con Löwenthal, quelli non muovevano più, stavano 2 ore e mezza per la mossa, quello impazziva. Murphy muoveva in 5 secondi, pensate. E quando e lui Benjamin Franklin dice: allora, se l'avversario non muove, e ricordatelo nei tornei, allora non dovete cantare, immaginate in un torneo si mette a cantare, non dovete cantare, né fischiare, né guardare l'orologio, né prendere un libro da leggere, né battere con i piedi sul pavimento, come faceva Bette nel film, con le dita sul tavolo, né fare nulla che possa disturbare. A parte il fatto che questa cosa mi ricorda perfettamente, proprio sputato, mio fratello quando eravamo piccoli giocava a scacchi, io mi facevo 7.000 varianti e quello leggeva Topolino, poi alzava gli occhi e faceva così e muoveva, quindi però uguale, non aveva letto Benjamin Franklin. Ma soprattutto quello che è importante è il messaggio che vi prego io do a voi istruttori, perché lo dovete trasmettere ai ragazzi, è la sportività. Io non sapete quante volte, andando in giro in Europa per il mondo per fare i tornei, io incontro un sacco di ragazzini tra gli 11 e i 13 anni, ma ce n'è uno su 25 che quando mi dà la mano mi sorride, tutti gli altri danno la mano e te guardano storto, o non te guardano, te danno. Perché questa è una cosa che noi adulti dobbiamo trasmettere ai ragazzi. La educazione, la sportività, a parte che adesso dare la mano non si darà più, si farà come fa Carlsen, quindi abbiamo bypassato il problema. Però la sportività è fondamentale, perché questo ce lo insegna il patrono diciamo, degli Stati Uniti, e quindi che poi si sono un po' hanno fatto pure una brutta fine.
ci dice un sacco di cose carine, però questa è la cosa più importante. Poi a coronamento, insomma, a chiusura, in realtà lui dice anche un'altra cosa che fa veramente un po' ridere. Grazie Paulus, ancora ci sono, c'è qualche minuto così vi faccio vedere un'ultima partita al volo. Dice anche un'altra cosa carina, perché all'epoca c'era uno stile diverso, no? Avete visto le foto, quindi dice, io gioco una partita amichevole, se quello fa un errore, tu gli devi far notare, senti però, guarda, hai lasciato il pezzo messo male, quindi ripetilo, però ripeti la mossa, dice, magari perdi, ma è qua. Potete anche non dirlo all'avversario, però qua dice, guadagnerai quello che è più importante se gli dici, se ti comporti correttamente, la sua stima, il suo rispetto, il suo anche addirittura affetto. Quindi questa è la cosa che veramente io vi vorrei lasciare come messaggio principale di questo episodio. E vi ho messo qui in chat quindi il link, vi ho messo il link anche del mio video su YouTube. Se non andate a vedere il mio video su YouTube, non vi accetto alla prossima. Il mio video intendo la lezione su Bet, la serata su Bet con Luca Scitai. Allora, adesso quindi per chiudere velocemente, così siamo praticamente in solo di qualche minuto, perché vi faccio vedere quest'ultima partita, lasciando quasi quasi, no, no, non lasciamo ora lo chess, mettiamo di nuovo Morphy, che giustamente è il capo della serata. Allora vi faccio vedere quest'ultima partita, che è il grande match contro Andersen. E qui vedete come le particolarità strategiche che vi ho tirato fuori. Vedi che va bene, perché il maestro Fide Ghezzi l'ha già vista. Grazie, grazie. Il canale YouTube, aspetta che allora allora vi devo rimettere il link qua, perché sennò poi non me l'andate a guardare. E io mi arrabbio tantissimo, perché è stata una serata che. Allora, serata su Bet, ci scrivo, va bene? Questa è la serata su Bet. È successo in T4, dura 2 ore e 45. È una cosa. Praticamente parliamo quasi mai di scacchi, parliamo soltanto di cose di contorno degli scacchi, tutte cose simpatiche e carine sul film. Quindi andatela a vedere, perché è un lavoro che è stato fatto di un certo tipo e spero che apprezzerete. Allora, Adolf sarebbe bannato con questo nome, sì, poverino, ha avuto un nome sfortunato. Dunque, vediamo quest'ultima partita come esempio, perché capirete anche bene tante cose. Oggi, per esempio, io che commento e mi diverto sempre a vedere i tornei su Chess24, avrete notato che c'è una nuova moderna teoria. Carsten Egili, in particolare, prendono i pedoni HG e li cominciano a sparare contro l'arrocco. Ma questa è frutto di un'evoluzione, ma sono cose che erano nate. Vedete che oggi vi ho fatto vedere i piani in cui si faceva G4, G5. Sono mode, però conoscere il percorso che ha fatto la storia degli scacchi, la storia della strategia, è comunque utilissimo. Adesso noi ci andiamo a vedere questa partita. Io qua mi sono messo a ridere da solo facendo questa partita, perché nel commentare questa partita, praticamente, allora arriviamo qua e qui voi che siete ormai totalmente pieni di cultura scacchistica, capirete una cosa, cioè siamo nel 2020, noi sappiamo che se il nero vuole arroccare da questa parte, e consideriamo che il bianco ha già una batteria qui, è evidente che il nero dovrà fare qualsiasi mossa tranne quella di fare di dare un punto di contatto. Invece Andersen questo non lo sapeva nel 1858, o comunque ha un po' preso sotto gamba questa cosa. E quindi io nel commento alla partita ho scritto una cosa che mi sono messo a ridere da solo, perché qui io uso
uso dire sempre una cosa al Mister Chess, mi piace dire che quando uno praticamente fa una mossa gratuita per l'avversario, gli fa un regalo a Natale, no? E quindi poi ho scritto che era il regalo di Natale. Poi sono andato a controllare la data e effettivamente hanno giocato il 23 dicembre questa partita. Quindi questo è proprio il regalo di Natale. Cioè qui Andersen ha regalato a Morphy un punto di contatto gratis completamente. Cioè il bianco non si è dovuto affannare per ottenere questo vantaggio. Vediamo la partita come va. E tra l'altro vi faccio notare una cosa, che il grande campione, ma anche voi al termine di questo percorso di 16 ore qui sulla FSI, ha il suo occhio come prima, quando vi ho detto muovete un pedone, il vostro occhio va là. Qui il campione, il giocatore esperto, il suo occhio lo focalizza continuamente qua, anzi qua, perché quello è il punto nevralgico dell'arrocco avversario. E guardate la prossima puntata, vi parlerò di Steinze che sviluppa questo concetto, perché Steinze viene dopo Andersen e lui ha detto: oh, state fermi, non dovete mai muovere i pedoni dell'arrocco. Ma l'ha detto Steinitz e l'ha detto nel secondo capitolo. Nel primo Andersen non aveva letto Steinitz e quindi gioca a K6. Morphy, che è un genio pazzesco, vede già l'occhio lì. Guardate che fa Morphy. Mette i pezzi al centro, H3. Allora, piccola parentesi. H3 non è un problema qua. Perché? Perché non è il nero. Guardate il nero dove ha la torre, no? Chi è che ha i due alfieri puntati, magari non da ubriachi ma dritti contro il re avversario? Chi è che ha il cavallo che arriva e le due torri che arrivano? Il bianco. Quindi chi sta attaccando sull'ala di re è il bianco, non è il nero. E quindi H3 la possiamo fare perché mentre H6 è una mossa debole perché serve al punto di contatto, in realtà H3, indovinate un po' a che cosa incredibilmente serve. Guardate qua le mosse di Ghiri e di Carlsen. Torre G1, la famosa variante che io mi ero inventato. Certo che ti godrai il commento su Bet Valentino Kojak, e sono sicuro che quindi mi seguirai per tutte le altre sette avventure che faremo sugli altri campioni. Guardate che cosa fa e guardate la differenza che c'è. Se nelle altre partite che abbiamo visto c'era un alfiere in questa diagonale verde, diciamo, no, Camposcura, quindi il bianco non avrebbe potuto fare così, ma il bianco sta giocando perché con il fuoco, perché sa che lui può difendersi sulle case scure. Guardate come Morphy gioca uguale, anzi, guardate come Fischer, cioè qui il piano di Morphy è sempre questo, eh? Cioè è uguale a quello di Fischer l'altra volta, uguale. Sfondare da questa parte, qui è già molto sfondato, per cui ci riesce, però vedete com'è tutto legato? È tutto legato. Qui non c'è, il nero deve reagire, adesso questa non ci interessa più perché il bianco c'ha un pezzo in più, quindi no, non ci interessa, la vediamo soltanto per finirla. Non è importante, la cosa importante è che il bianco qui ha due pedoni passati, quindi non gli interessano gli altri pedoni del nero. L'altra cosetta piccolina, l'occhio che deve andare di voi giocatori in questo tipo di posizione, in queste partite è sempre anche un altro, è sempre qui e qui. Ditemi in chat chi è che ha già capito perché dovete guardare queste due caselle rosse, non queste qua che vi cancello. Vi do qualche secondo così mi dite. Ci siamo? Dai, in chat, prima che finisca tutto. Se no ve lo dico io, siete stanchi, ve lo dico io. Dovete guardare qua perché
Perché male che va, no, no, devi guardare qua. Perché se per caso tu perdi questo pedone in E5, devi sapere che il pedone che hai H arriva sulla casella corrispondente al colore dell'alfiere. Perfetto, casa di promozione protetta alfiere. Se tu questo alfiere ce l'hai, per esempio, in F1 e perdi il pedone in E5, sei spacciato, nel senso che non puoi più vincere. Invece l'alfiere ce l'hai in F2. Quindi sai che in qualsiasi momento tu potrai, quando ti pare, lui non potrà mai sacrificare tutto perché alla fine perde il finale. È per questo che puoi essere tranquillo. Ecco, adesso io vi voglio far vedere un'altra cosa qua perché vi ho messo il link, ma l'ho fatto apparire al volo, la stavo andando a cercare. Però giustamente questa è la copertina che vi metto anche un po' in grande così ve la beccate in grande della mia serata con Luca. Questa ve la dovete, è quella che vi ho messo sul link, questa assolutamente ve la dovete andare a guardare a tutti i costi, se no appunto la federazione non vi rilascia la tessera del prossimo anno. Perfetto. Allora, quindi la partita poi diciamo non ha più tanto interesse perché questa tanto la togliamo, non ha più tanto interesse perché è completamente finita. Comunque l'altra cosa, l'ultima pillolina di oggi è questa qua. Poi finisce perché il bianco, vedete che è rimasto, vedete che il bianco è rimasto con quello. È rimasto con quello. Non vincerebbe se avesse l'alfiere di un altro colore. Vedete, invece qua il nero abbandona, però abbandona solo perché l'alfiere sta in G3. Se l'alfiere fosse in G2 non abbandonerebbe manco ammazzato, perché sarebbe probabilmente, potrebbe anche, non lo so, no, forse vince lo stesso. Vince lo stesso se torre per G3, me la sono inventata adesso che mi è scappata così. Vincerebbe lo stesso, ma quella è l'altra cosa importante che deve andare. Massimo, ciao! Allora, non è che te ne vai tu, ma ce ne andiamo tutti. Perché diciamo che la trasmissione può essere considerata esaurita qui e quindi noi mettiamo anzi, come cosa finale vi metto questo re torre G1 così vi ricordate per sempre che dobbiamo muovere in questo modo. Eccoci qua. E quindi ragazzi, cosa dire? Vi ringrazio, ciao Nicolò, prima o poi forse verrai anche tu. Andrea Estraneo, grazie, grazie a tutti per i complimenti e quindi vi aspetto tutti il prossimo lunedì e poi ricordatevi la grande puntata anche con Pierluigi come ospite che sarà quella su Cigorin del 28 dicembre e quindi io adesso vi rimetto un pochettino di jazz e vi saluto, ci vediamo prestissimo, prossima settimana andatevi a leggere il libro di Benjamin Franklin, mi raccomando, perché quello è fondamentale. Ci vediamo lunedì prossimo. Baci a tutti e divertitevi.